Allora, buongiorno, benvenuti a Raggiolo, benvenuto vi do da parte della brigata di Raggiolo che insieme all'Associazione Elio Conti organizza questo convegno che è dedicato ai flussi demografici e congiuntura economica nel Casentino dal Medioevo ad oggi. C'è stato un pochino di rivoluzione, diciamo, nel programma, in quanto dovevano essere presenti il professor Giuliano Pinto, che purtroppo è trattenuto a casa per motivi di Covid, ma insomma vi assicuro sulla sua salute. E poi il professor invece Parigino, che avrebbe dovuto sostituire il professor Pinto, ma anche lui è trattenuto a casa, invece in questo caso per altri motivi familiari. Per cui in realtà sarà il professor Francesco Ammannati che presiederà ai lavori e coordinerà i lavori di questo convegno. Io voglio ringraziare innanzitutto gli intervenuti, i relatori che ci daranno una chiave di lettura su quelli che sono i flussi, dall'undicesimo flussi in Casentino, flussi demografici in Casentino, dall'undicesimo secolo fino ai giorni nostri, e quindi ci daranno una chiave di lettura proprio per poter poi, come dire, affrontare quello che è stato un po' il motivo per cui abbiamo deciso di fare questo convegno, che è stato quello di affrontare un pochino il problema, di cominciare ad affrontare un po' il problema dello spopolamento. Io comunque, prima di cominciare, voglio ringraziare sentitamente due amici, che sono Andrea Vannucchi e Paolo Schiatti, che sono rispettivamente il presidente e socio onorario dell'associazione Elio Conti, e grazie a loro che siamo qui, perché 18 anni fa, questa è la 18ª edizione, hanno avuto l'intuizione e il coraggio di dare vita a questa manifestazione culturale. Effettivamente, pensa che poi ha avuto anche molto successo, ha scritto delle pagine di storia importanti sulla storia del Casentino, e devo dire che insomma, coraggiosi, perché pensare di dar vita a una manifestazione culturale quassù in cima a una montagna, in un'area un po' periferica, effettivamente insomma, era un'impresa abbastanza insomma, non così semplice, non così facile. Con questa 18ª edizione dei colloqui di Raggiolo abbiamo voluto accendere un riflettore appunto proprio sul problema dello spopolamento. E l'abbiamo voluto fare proprio appunto iniziando da un'analisi storica dei flussi demografici per poter avere una base solida, una base storica, quindi scientifica, da cui poter partire per poi fare altre riflessioni e possibilmente trovare qualche soluzione, almeno per, come dire, mitigare questo grosso problema dello spopolamento. Ormai ci sono molti comuni, piccoli comuni in Italia, si parla di 5.000 comuni che soffrono di questo problema dello spopolamento, ma molti di più sono i piccoli borghi, perché magari dentro un comune florido, abbastanza florido, magari c'è un borgo storico, un piccolo borgo storico in sofferenza. E quindi ecco, affrontare il problema, chiaramente affrontare il problema dello spopolamento è veramente difficile, è un problema davvero arduo, e soprattutto per chi come noi ha anche una componente emotiva, perché ha le proprie radici in questi luoghi, e deve veramente, come dire, trovare una sintesi tra quello che è il pessimismo della ragione, che porterebbe, come dire, a lasciar tutto perdere, perché effettivamente il problema è così complesso, e l'ottimismo invece della volontà. Anche perché è l'ottimismo, grazie all'ottimismo e alla volontà, che la nostra comunità, anche di Raggiolo, insieme alla Brigata di Raggiolo, insieme alle istituzioni locali, è riuscita in qualche modo a evitare che lo stillicidio di perdita in termini di popolazione, in termini demografico, diventasse un'emorragia tale da portare già in questo momento allo spopolamento completo del paese e all'abbandono, perché cioè, dobbiamo dirci chiaramente che il problema, come dire, in prospettiva, il problema da affrontare in prospettiva è questo. Io ho, rovistando fra i miei libri, ho trovato questo opuscoletto che è stato scritto da una casentinese, che amava il Casentino, si chiama Vittoria Guerri. Il titolo del libro è Il Casentino, notizie storiche e geografiche, è stato pubblicato in Arezzo, tipografia Zelli, non so se esiste ancora, non esiste più, e
via San Domenico 10, numero di telefono, questo è il bellino, 2268. Anno 1959. Quindi non c'era neanche ancora i prefissi telefonici e poche famiglie a quei tempi ancora non avevano il telefono in casa. E questa autrice a un certo punto, se lo ritrovo, lo troverò sicuramente, scrive: gli abitanti sono intelligenti e laboriosi, e deve essere vero perché già nel 1778 Leopoldo, passando da queste parti, c'è scritto anche là, diceva questa cosa, quindi è sicuramente vera. Ma purtroppo questo paesello conta oggi appena la metà degli abitanti che aveva solo pochi anni indietro. Siamo nel 1959. E poi dice: vi si manifesta accentuato l'allarmante fenomeno dello spopolamento della montagna. Quindi sostanzialmente ci dice due cose. Uno, che già nel 1959 si lanciava questo grido che insomma diceva che si sta andando verso lo spopolamento. E l'altro è che nel 1959 c'era già la metà degli abitanti di quelli che c'erano poco prima. Poco prima, diciamo, all'inizio del secolo scorso, a Reggiolo dovevano esserci più o meno 1000 abitanti, quindi nel 1959 probabilmente ce n'era 500, che non sarebbe stato un dramma, perché se si considera che il Repetti dice che nella prima metà dell'Ottocento c'erano più o meno 700 abitanti, insomma, ci si poteva anche stare. Qual è il problema? Il problema è che la commissione Istat, che ha sede a Reggiolo, perché c'è una commissione Istat fatta da tre raggiolatti, che volenterosamente si sono messi intorno a un tavolo e hanno contato poche settimane fa gli abitanti, partendo dalla prima casa del mulino, arrivando fino all'ultima casa dei campi, cioè la prima e l'ultima casa del paese, e hanno contato uno per uno 58 abitanti, 58 residenti. Quindi dal 1959 a oggi abbiamo perso da 500 a 58 abitanti. C'è da pensare che con una manciata di anni probabilmente questo numero, se non riusciamo a invertire la tendenza, si assottiglierà ancora di più, fino a quando, non so, 10-20 anni, ripeto, non voglio fare l'uccello e il malaugurio, però ce lo dobbiamo dire questo, perché se no non capiamo bene dove stiamo andando. Quindi fra una decina d'anni, 20 anni, 30 anni, spero più lontano possibile, si potrebbe verificare che effettivamente questo diventa un paese abbandonato e quindi rientra a far parte di quel gruppo di paesi che si chiamano borghi fantasma. Borghi fantasma perché fra l'altro a volte trovano un loro modo d'essere, perché magari, siccome le rovine piacciono, diventano sede di turismo, di flussi turistici, e magari anche di qualche set cinematografico. Però ecco, noi devo dire che siamo assolutamente contrari ovviamente a una soluzione del genere, siamo assolutamente determinati, cocciutamente determinati a che questo non accada, e quindi partiamo un pochino da oggi, non che non ci siamo imposti il problema, però diciamo che oggi è un pochino la linea da cui ripartire, e quindi ringraziamo veramente anche i relatori di questa giornata che ci daranno appunto questa chiave di lettura per ripartire con alcune riflessioni, anche per trovare alcune, si spera, soluzioni al problema. Mi ero forse dimenticato di dire che anche l'Ecomuseo ovviamente partecipa a questi eventi, quindi ringraziamo anche, tra l'altro c'è Andrea, il coordinatore, quindi ringraziamo anche Andrea per essere presenti. Io a questo punto do la parola al sindaco, che farà anche lui i saluti per tutta la comunità di Reggio. Buongiorno, do il saluto della comunità di Ortignano Raggiolo a questa giornata di studio, a questa persona, tutti gli anni partecipano a questo evento. Spero ormai anche il prossimo anno di dare avvio a questa manifestazione che è importante. Quest'anno, tra l'altro, come ha già un po' anticipato Franco, l'argomento che sono i flussi demografici è un argomento, secondo me, all'ordine del giorno,
flussi demografici che credo qui, soprattutto nei paesi, nei piccoli paesi di montagna, hanno condizionato tante cose. Si può ragionare anche in termini di architettura, di paesaggio, di economia. A oggi il nostro comune è un comune che non ha, non, tra tutti i comuni anche della Vallata, è tra quelli che soffre meno la questione dello spopolamento, anzi noi siamo in piccolo aumento, però come diceva giustamente Franco, ci sono questi piccoli paesi, diciamo, più, diciamo, ancora più periferici del comune periferico, che comunque soffrono di questo problema dello spopolamento. Questo aumento, diciamo, demografico avviene soprattutto in Vallata e non su nelle montagne. E tutto questo ha dei risvolti, come dicevo, anche per quanto riguarda la gestione del territorio, che oggi è un argomento molto importante e attuale. Avete visto anche tutti gli eventi atmosferici che hanno colpito le Marche nei mesi scorsi, e quindi è importante riuscire a mantenere in questi luoghi un presidio. Ho visto la Regione è intervenuta con la legge sui custodi della montagna per vedere proprio di, per cercare proprio di riuscire a aumentare e a diciamo consolidare un presidio nelle montagne. Si parla di un contributo che viene dato a giovani imprenditori, ma anche non giovani, che decidono di aprire un'azienda nel sopra 500 metri sul livello del mare, e anche, diciamo, poi ci sono dei contributi per chi anche fa degli accordi di comunità con il comune, con l'amministrazione, proprio nella gestione delle aree verdi, della pulizia dell'erba e della sistemazione del territorio. Quindi questo è un argomento, secondo me, molto importante, all'ordine del giorno, quindi ben venga questa giornata di studio e vi ringrazio di essere qui e spero il prossimo anno dovrei esserci anche io anche il prossimo anno, poi dopo non lo so se ci sarà qualcun altro dopo di me, insomma. Chiamerei anche Andrea Rossi, che è il coordinatore del Tacomuseo, per un saluto. Grazie, molto velocemente. Solo per ringraziare dell'opportunità, come tutti gli anni, quindi chiaramente la Brigata di Raggiolo e Andrea Parrucchi, perché è diventata, come è stato detto, un appuntamento fisso. Anzi, io in qualche modo lo ritengo proprio un momento di cambio di passo tra il clamore estivo in cui siamo tirati a tenere dei ritmi anche sostenuti, no? Perché l'estate il Casentino ci trasforma e trasforma un po' anche i ritmi, appunto, di vita. E segna appunto il passo invece con il periodo dell'autunno, dell'inverno, anche della riflessione e anche dell'approfondimento. E appunto, come è stato detto, in questi anni sono stati trattati temi di particolare interesse, non solo perché ci permettono di fare luce sul passato, ma perché molti dei quali ci danno degli strumenti importanti per leggere il presente e progettare il futuro. In particolare quello di oggi appunto sul tema dei flussi demografici. Mi fa piacere che poi nel pomeriggio ci sia anche la possibilità di un dibattito per tornare su questi temi e cercare in qualche modo di attualizzarli. Nel 2021, se ricordate bene, avevamo fatto proprio un incontro specifico sul futuro dei borghi all'processo partecipativo del piano strutturale del Casentino, proprio qua, in questa sede, dove avevano partecipato anche numerose associazioni del Casentino. Ecco, già lì erano iniziate alcune riflessioni che forse sarà interessante anche riprendere, no? Quindi guardarsi indietro, quali sono stati i movimenti, quali sono state le cause, e capire, appunto, lanciando un po' il cuore oltre l'ostacolo, quale potrebbe essere il futuro di questi contesti, dove l'elemento, appunto, patrimoniale è chiaramente centrale, rappresenta un valore aggiunto importante, fondamentale, ma capire poi, appunto, come trasmetterlo al futuro
E qui ci vuole coraggio, ci vuole inventiva, ci vuole creatività e appunto senso delle radici, come è stato detto. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Posso stare a sedere? Sì? Buongiorno a tutti, sono Francesco Ammannati, sostituisco davvero immediatamente non solo il professor Giuliano Pinto, che non può essere qui, come diceva il presidente, per motivi di salute, ma sostituisco anche il sostituto Giuseppe Parigino perché per altri problemi familiari che sono emersi. Quindi cercherò in qualche modo non di garantire lo stesso livello di coordinamento e di presentazione, però mi fa piacere e vi ringrazio di avermi invitato anche in questo ruolo di coordinatore. La mattina ci aspetta 4 contributi sul tema che è stato già anticipato da chi mi ha preceduto. La rilevanza del tema è stata ben evidenziata, soprattutto per una comunità, per una serie di comunità di un territorio come quello del Casentino, che ha vissuto nella sua lunga storia, la lunga storia e il lungo periodo che coprono gli interventi di questa mattina, vicissitudini demografiche che nei territori di montagna o di collina sono particolarmente significative anche per l'impatto nell'economia, per un periodo di economia preindustriale soprattutto la popolazione è cruciale per l'attività economica soprattutto agricola. Quindi inquadreremo con questi 4 interventi della mattina l'argomento in un periodo lungo, partendo dal Medioevo con Andrea Barlucchi, proseguendo nell'età moderna con il professor Andrea Zagli età moderna rimarremo con Francesco Mineccia e chiuderemo con una nota contemporanea sul distretto industriale con il professor Francesco Musotti. Quindi io darei subito la parola al professor Andrea Barlucchi dell'Università di Siena. Io sto presentando perché mi suppongo lo conosciate abbastanza bene. Mi scuso innanzitutto per l'abbigliamento non consono alla giornata, ma d'altra parte sono un po' anch'io. L'abbigliamento è convalescente. Appunto, sono un po' convalescente e quindi devo vestire in questo modo. E grazie ancora a tutti, alla brigata che ci ospita, a tutti gli amici che hanno accettato, devo dire, di buon grado. Di dare il loro contributo. E in questa giornata forse si poteva anche saltare il periodo medievale, perché il periodo medievale è il periodo prestatistico per eccellenza, per cui io, rispetto a quello che sentirete dopo, io darò più che altro dei flash, delle immagini. La storia medievale è fatta di la documentazione, insomma, ci dà degli spunti, dei flash, e tutto sta a valutare la loro importanza. Però, insomma, visto che documentazione c'è, un pochino c'è, visto che mi sembra la vicenda casentinese ha presente delle singolarità interessanti, allora forse non è inutile anche un intervento sull'età medievale. Intervento sull'età medievale che però deve prendere in considerazione ben tardo medievale, ovviamente, se no ci vorrebbe una giornata. 5 secoli, dopo il 1000 fino alla fine del 400, quindi saranno immagini di immagini quelle che fornirò. Magari alla fine farò un discorso conclusivo, ma appunto mi sembra interessante sottolineare alcune cose che appunto alla fine
alla fine dirò, che sono un po', diciamo così, un filo che si ritrovano in tutte, in tutti i secoli, tutti, sono come una nota di sottofondo che qui in Casentino si sente. Allora ho preparato, se si può far vedere, preparato uno schema, questo è lo schema che seguirò, non so se si vede, appunto le relazioni di oggi vertono su queste due grandi tematiche, l'economia e la società, demografia e società. A loro volta però ci sono dei, diciamo, dei sottotemi all'interno di questi due grandi contenitori che sono tutti, tutti utili, tutti, sarebbero tutti da sviluppare. Innanzitutto appunto il trend economico generale, che è un po' in Casentino lo stesso, insomma, di tutta Europa, di tutta l'età medievale, cioè una fase di crescita che dura dall'anno 1000, forse per qualcuno anche da prima, anzi sicuramente dura anche da prima, almeno da quello che si vede per il Casentino. Inizia prima, arriva fino alla fine del 200, del 15 secolo, poi c'è questo secolo tremendo, il 300, di peste, di guerre, di carestia, quindi contraccolpi nel settore demografico, il crollo della popolazione, e poi c'è, diciamo, seconda metà 300-400, nella quale la popolazione cerca di reagire in qualche modo, cerca nuove strade, cerca nuovi percorsi, nuovi settori di investimento, reagisce, diciamo così, reagisce. E quindi si comincia a vedere, soprattutto dalla metà del 400, qualche segnale di ripresa. Quindi questo è il quadro, però appunto ci sono anche questi aspetti più di dettaglio da approfondire. Innanzitutto, che tipo di economia è? Un'economia essenzialmente agro-silvo-pastorale, oppure c'è qualche altra cosa? Che grado di commercializzazione c'è? Che rapporti con l'esterno ci sono? La popolazione, innanzitutto, come si dispone nel territorio? Per centri aggregati oppure dispersi, come era dall'età romana, come era nell'antichità? Che tappe ha questo percorso? Poi il corpo sociale. Corpo sociale, un corpo sociale livellato oppure articolato, perché allora le cose cambiano. Ecco, quindi ci sono varie sottotematiche, diciamo così, rispetto alle quali cercherò di dare le immagini che vengono fuori dalla documentazione secolo per secolo. Partiamo dall'undicesimo secolo, gli anni dopo il 1000. Vedere l'undicesimo secolo e gli ho dato questo titoletto che ora non ci leggo, un'economia, ecco, in forte crescita e una società già matura. Ecco, la sorpresa della documentazione casentinese che inizia subito dopo il 1000 è proprio questa di, cioè ci si trova davanti una società, un'economia già si intuisce in forte crescita, ci sono molti mulini e mulini vengono costruiti, quindi il mulino è l'immagine, no, di una domanda di grani da panificazione per una popolazione in crescita. Mulini e chiese parrocchiali, anche qui appunto, popolazione che cresce. E insieme a questo appunto una società che è già stratificata, è tutt'altro che livellata verso il basso, una società stratificata nella quale al di sotto dell'aristocrazia, che è un'aristocrazia ancora non ben definita, si intravedono ceti sociali intermedi, ceti sociali già attivi, possessori di mulini, sono loro che costruiscono mulini, che investono in questa che investono in queste imprese,
che il mulino era una vera e propria impresa all'epoca, e e appunto è un ceto sociale intermedio che le spesso e volentieri le fonti definiscono dei boni homines, che è un termine ambiguo perché ha una valenza senz'altro di tipo sociale, cioè uno strato di popolazione non aristocratico ma ben dotato da un punto di vista economico, e proprio per questa sua preminenza dal punto di vista economico, poi questa preminenza diventa anche preminenza o comunque capacità di intervento in ambito, oggi definiremmo, politico istituzionale, perché i boni homines sono chiamati ad arbitrare le liti, a giudicare, quindi sono potenti, diciamo così, da un punto di vista economico, ma anche attivi, riconosciuti autorità in ambito politico istituzionale, per usare una terminologia moderna. E fra questi boni homines noi troviamo anche molti notai e giudici. Anche questo è un aspetto molto interessante da tenere presente, perché uno degli elementi sui quali poi farò un ragionamento, ma che mi sembra importante sottolineare, è quella del cosiddetto capitale umano, cioè la capacità, le capacità, le competenze, il livello di istruzione che c'è, che è diffuso nel corpo sociale e che rende la popolazione capace anche di rispondere in maniera positiva alle sfide che le vicende storiche le mette davanti. Quindi ecco, una società matura, credo che l'aggettivo migliore per connotarla sia questo, una società matura, già matura nell'XI secolo, dopo il 1000, che è espressione insieme, insomma, è correlata a questa economia in forte espansione. Un dato invece che appunto non collima, insomma, o comunque un dato da tenere presente, è che sembra non ci siano centri di mercato, o comunque non ci sono centri di mercato istituzionalizzati. Può essere sia la documentazione, ma credo che in realtà sia appunto questo. Ancora ci sono scambi, ma non c'è un'economia ancora con il credito, come ci sarà successivamente. E la popolazione, stiamo venendo da un'epoca di frammentazione, di dispersione, ma la popolazione comincia a essere accentrata soprattutto in castelli. C'è il cosiddetto fenomeno dell'incastellamento, un termine orrendo che usano gli storici, ma che rende l'idea appunto dell'aggregarsi della popolazione. E è interessante notare come questi castelli si pongono già in altura, quindi le alture sono già a quest'epoca colonizzate. Non è soltanto il fondovalle come era in precedenza, ma sono già le alture. Qui si potrebbe fare una serie di esempi. Si passa nel giro di pochi anni da piccoli insediamenti a castelli, veri e propri castelli, ad esempio Porciano è un'area agricola nel 1017, una curtis, cioè un potere strutturato nel 1029, un castello con un borgo, quindi con una proiezione al di fuori delle mura nel 1115, quindi nell'arco di un secolo dal nulla si crea questo grande un castello poi che avrà uno sviluppo importante. E anche insediamenti a oltre 700 metri sono già consistenti e sono già castelli. Si contano 21 castelli sorti nell'XI secolo, quindi pensate, mediamente uno ogni 5 anni spunta un castello in Casentino. Nel secolo successivo questo fenomeno prosegue, altri 13 castelli. E c'è un particolare anche qui che lo storico deve notare, e cioè
che questi castelli hanno una vitalità notevole, hanno un ciclo di vita parecchio lungo, perché come insomma ormai si sa, i castelli hanno un ciclo di vita. Si parla anche di decastellamento, cioè il processo di decastellamento, cioè centri che sono fortificati per un certo periodo, poi non vanno più avanti e allora si preferisce smantellare le difese, tornare ad essere semplici villaggi. Ecco, è un fenomeno che interessa nell'Aretino in genere un 50-60% di castelli. Peculiarità del Casentino, una delle prime peculiarità che troviamo, che invece questo in Casentino non avviene. Sono pochissimi i castelli di XI e XII secolo che vengono decastellati. Me l'ero anche segnato, vediamo se lo trovo. Ecco, solo 7 dei 34 castelli edificati in questo periodo vengono decastellati. Quindi c'è una tenuta di questa nuova tipologia di insediamento. E si possono dare varie spiegazioni, ma a me mi sembra che la spiegazione più logica sia da ricercarsi ancora una volta in questa società matura, in questa società strutturata che è quella che ha prodotto questi castelli. Ecco, questo è il quadro che viene fuori dalla prima documentazione del secolo dopo il 1000. Ah, dimenticavo i vigneti, Camaldoli è molto attiva, ma non solo Camaldoli, i vigneti vengono, si nota appunto questa propensione all'investimento nel vigneto, e anche questo è un indice di ricchezza, perché la vite è qualche cosa in più rispetto al grano, rispetto alla... è un altro tassellino che ci conferma in questa immagine appunto di una società già avanzata. XII secolo, per certi aspetti, è il proseguimento del secolo precedente, magari con qualche accentuazione, però ecco, il XII secolo è fortemente caratterizzato in Casentino dalla nascita della signoria, una forte signoria guidinga, non solo guidinga, ma insomma i guidi sono l'elemento, sono la famiglia ovviamente egemone, e la signoria che gli studi più recenti fanno vedere come, a differenza di quanto si potrebbe così a intuito pensare, non deprime la società, non deprime questo slancio economico, anzi tutto sembra indicare che la signoria, in particolare dei guidi, abbia proprio favorito ancora di più questo slancio, anche questa mobilità sociale che c'era, perché appunto la signoria apre spazi di azione prima non inesistenti. I guidi stabiliscono relazioni con gli altri potentati politici per consentire la transumanza in Maremma delle greggi che possiedono anche loro una buona parte del bestiame che transumante e appartiene ai guidi, quindi hanno anche una attività economica, ma addirittura in una delle raccolte epistolari, di modelli epistolari, ma insomma che hanno alle spalle evidentemente di qualche cosa di concreto, c'è un guidi, ora non mi ricordo di chi si parla, ma che scrive alla moglie: sono a Pisa a trattare i miei affari, tu amministra il patrimonio in Casentino. Trovo sia stupendo, insomma, ecco, questa, quando si parla di signoria, stirpi militari, no? È ovvio che si il pensiero va subito ai cavalieri, ai tornei, queste cose lì, ma c'è un retroterra economico che deve essere consistente, se no non si crea una signoria, insomma, ecco.
E appunto il XII secolo è connotato in particolare anche dalla nascita di una produzione laniera non di autoconsumo. Limitiamoci a questa definizione. Però, senz'altro, la menzione di gualtiere, cioè impianti per la follatura mossi da energia idraulica, di proprietà anche una volta dei guidi, vedete come alle spalle c'è sempre questo potere. Di gualtiere, quindi qualche cosa pensato per una produzione di massa, e l'inizio di una transumanza in Maremma, quindi il desiderio, l'investimento nell'ottica di un miglioramento della qualità della lana, ci fanno intuire che è nata un'industria, non so se questo termine mi è concesso, appunto da lui... Lui poi, però insomma, diciamo una produzione non limitata all'autoconsumo. E i guidi poi nel XII secolo, ho citato la lettera, no? La lettera, e i guidi a metà XII secolo sembra che abbiano già una loro cancelleria, come ce l'aveva l'imperatore, come ce l'avevano altri potentati, quindi una cancelleria, cioè un ufficio con personale preposto all'amministrazione, alla scrittura, alle scritture, vuol dire tanto dal punto di vista culturale, vuol dire un'apertura veramente a spazi, alle strati alte veramente della cultura. E poi appunto si può tranquillamente immaginare una trascimazione di questa cultura verso gli altri strati più bassi della popolazione, senz'altro lo strato notarile, come si diceva, questo strato intermedio. Il 200 è il secolo della piena maturità, nel quale tutti questi elementi vengono, me l'ho dimenticato di dire, sì, abbiamo notizia anche di Bibbiena sorge come grande centro commerciale di tutta la vallata, e ha addirittura due piazze mercantili, una all'interno delle mura e una all'esterno. Quindi è veramente un centro notevole da un punto di vista proprio commerciale. Il XIII secolo, appunto, come dicevo, tutti questi elementi trovano una loro veramente un momento di compiutezza. Poppi e Bibbiena svettano su tutti gli altri centri, prosegue questo processo di accentramento della popolazione nei castelli. E è interessante notare, altro elemento di cui tenere presente, è che la crescita, il decollo, si può dire, di Poppi e Bibbiena, che superano alla fine del secolo 1000 abitanti, non va a detrimento degli altri centri, degli altri castelli. Romena continua a crescere, Marciano, insomma gli altri centri continuano a crescere indisturbati. Quindi c'è uno sviluppo demografico continuo, non arrestato. E a questa epoca ecco che possiamo finalmente vedere, toccare con mano la documentazione, la presenza di una rete di centri di scambio accanto a Bibbiena. Poppi prima di tutto, ma poi anche Prato Vecchio, Stia, Battifolle nella parte fiesolana, Subbiano e Pontenano nella parte meridionale. Sono tutti mercatali che circondano e svolgono la loro funzione. C'è anche, ecco, si vede anche l'apertura all'area economica fiorentina e aretina. A metà del secolo i notai casentinesi applicano la formula della guarentigia, che è una formula tipica dei notai fiorentini e aretini, quindi si crea, diciamo così, uno stile uniforme
in Casentino come nel territorio fiorentino e aretino. Ma ci sono due grosse novità in ambito economico. Nasce il panno casentino, al quale abbiamo dedicato il libro che poi verrà presentato nel pomeriggio. Il panno casentino, che è un panno ruvido, non di qualità, ma si può dire proprio di questa sua rusticità, fa di questa rusticità il suo, come devo dire, il suo marchio, si fa apprezzare proprio per questa sua rusticità. E viene anche esportato, sia a Firenze che a Arezzo. Noi sappiamo che dalla seconda metà del 200 si può trovare il panno casentino, che è uno dei prodotti su cui si appuntano i desideri dei ceti ricchi e benestanti, ma della popolazione più umile, perché è un panno, appunto, ripeto, roso. Però ecco, gli imprenditori casentinesi, che a questo punto bisogna parlare in questi termini, individuano in questo prodotto un qualche cosa di originale che può incontrare favori sui mercati cittadini, e sfruttano ampiamente questa possibilità. E l'altra grossa novità, sulla fine del 200, la nascita di un'attività siderurgica. Attività siderurgica che è derivata dalle invenzioni anche dallo sviluppo tecnologico che era intervenuto a metà 200. Cioè, in pratica era stata inventata la ruota, cioè il maglio idraulico, il maglio che, mosso da una ruota idraulica, moltiplicava l'azione di purificazione del minerale, e quindi rendeva più economica la produzione del ferro e anche qualitativamente migliore. Però che cosa succedeva? Che questa tipologia di ferriere aveva bisogno di molto carbone, di molta legna, e aveva bisogno anche di corsi d'acqua continui, corsi d'acqua robusti e continui, come il Teggino, no? C'erano anche lì. E quindi ecco che gli imprenditori, questa volta fiorentini, ma in sodalizio con gli imprenditori casentinesi, mettono su questo sistema di trasporto di minerale dall'Elba all'Appennino, anche casentinese, dove veniva lavorato. E poi semilavorati, che in parte venivano lavorati nella vallata, in parte andavano ancora una volta a rifornire le città, Firenze e Arezzo. E anche in questo settore ecco che noi troviamo qualche cosa di tipico casentinese, le cosiddette ferriere alla casentina, che sono un po' un punto interrogativo, ancora non chiarito, ma ecco, sono una tipologia di ferriere che è riconosciuta appunto tipica di questa zona. Probabilmente c'era un sistema per cui si migliorava l'insufflaggio dell'aria, probabilmente aveva anche un fucinale, cioè una bocca più larga del forno. Sono ipotesi, ipotesi che si basano su documentazioni posteriori. Però ecco che il casentino elabora, come nel settore della lana aveva elaborato un prodotto tipico, di sicuro successo, il panno casentino, ecco che in questo settore appunto, gli imprenditori casentinesi elaborano una metodologia particolare, che è riconosciuta tale al di fuori del casentino. Si dice si vuole costruire una ferriera alla casentina. Non solo, ma il personale addetto a questo particolare tipo di ferriera deve essere personale casentinese, perché loro sanno come si mandano avanti, soprattutto di Montemignaio. Quelli di Montemignaio sono conosciuti come i migliori
fabbrichieri, i migliori ferraioli. Siamo fine 200, primi 300. Ecco che poi arriva, come ho detto, il XIV secolo, il 300, questo secolo terribile per tutta Europa. Per la verità, i dati che possiamo fornire per questo 300 sono pochi. Come dicevo, i dati numerici ci mancano, però ecco che per Poppi noi sappiamo che prima della peste del 1348 gli abitanti erano circa 1350, poi calano a 870 nell'estero del 1384, poi 720 in quello del 1477. Quindi c'è un calo di quasi il 50% nell'arco di un secolo, perché ovviamente poi la peste si riproduce a intervalli e poi c'è, insomma, è un po' scardinato il sistema economico del contado. Bibbiena, anche per Bibbiena, prima della peste si calcola circa 1200 abitanti, calano 830 nel 1427, però risalgono 1168 alla fine del 400. Quindi Bibbiena riesce, resiste meglio. Bisognerebbe vedere come mai, ma insomma, ecco, diciamo che Bibbiena resiste meglio rispetto a Poppi. Chi non resiste sono piccoli insediamenti sparsi che vengono falcidiati. E a fine 400 ormai due terzi della popolazione casentinese vive in centri, in agglomerati chiusi o comunque in agglomerati compatti, mentre l'insediamento sparso è ormai è in netto calo. E un altro elemento da segnalare è il livellamento verso il basso della compagine sociale. Mentre avevamo detto l'undicesimo secolo c'era questa, e anche dopo, insomma, c'è da ritenere questa una società matura, si è detto, ecco che nel 400 pochi dati per ora studiati che abbiamo ci dicono invece di un livellamento verso il basso. E in particolare questo lo si coglie per Bibbiena. Nel primo catasto del 1427, secondo gli studi di Elio Conti, lui individuava quattro classi: quella dei miserabili, nullatenenti, dei poveri, cioè titolari di patrimonio fino a 50 fiorini, mediani, da 50 a 200 fiorini, e gli agiati, oltre 200 fiorini. E nel primo catasto, quello del 1427, miserabili sono pochissimi, lo 0,7%, molti poveri, il 47%, abbastanza i mediani, 37%, pochi, ma insomma, comunque minoritari, diciamo, gli agiati, il 14%. L'ultimo catasto, 1491, invece, se le due classi mediane più o meno sono, rimangono alle stesse percentuali, aumenta di 4 volte il numero dei miserabili e crolla di 2/3 il numero degli agiati. Quindi si va verso un livellamento verso il basso. Qualcuno ha parlato di ruralizzazione del contado. Effettivamente mi sembra questo ecco l'ultima quindicesimo secolo, dicevo, è un secolo contrastato, perché per certi aspetti si subisce ancora i contraccolpi della crisi, però ecco che si comincia a intravedere una risposta, un rimbalzo, diciamo così. E io individuerei questa risposta innanzitutto nello spostamento di capitali
il settore siderurgico va in crisi per tanti motivi, insomma. Per cui ecco che chi investiva prima in questo settore si sposta, preferisce spostarsi nel settore laniero. Tipico a questo proposito il caso dei grifoni della Valle del Solano, studiato dal Baldassini, che per due secoli, sono un secolo e mezzo, via, sono industriali del ferraioli, all'improvviso abbandonano le ferrovie e passano a gestire Gualtieri. Ma è un po' anche la storia di Raggiolo, no? Qui le ferriere vanno in crisi e attraverso un processo anche faticoso, anche sanguinoso in certi momenti, ecco che si riconverte l'economia alla pastorizia, alla transumanza, in funzione appunto dell'industria della lana. Poi ecco, si può notare, anche se è difficile quantificare, una crescita della produzione del cuoio. 300, all'inizio 400, sono un po' secoli in cui il cuoio cresce, anche per il settore, soprattutto per il settore delle armi. E quindi si può notare da qualche indicazione questa crescita. Però ecco, l'elemento, ancora una volta, l'elemento originale che viene fuori in Casentino è l'ideazione, la creazione di questo vino del Casentino. Il vino Casentino è alla fine del 300, nel 400 e anche per tutto il 500 ha un buon successo. Un buon successo, è un vino particolare, non è un vino da tavola, è un vino da bersi fuori tavola, un vino corposo, una sorta di digestivo, insomma, ora non è appropriato. Ora, però insomma... lasciamo in sospeso, cioè, però è un vino che si fa, anche questo si fa riconoscere, ha il suo marchio, cioè è un vino del Casentino, e questa deve essere stata un'operazione proprio di marketing. Veramente oggi diremo un'operazione di marketing portata avanti ancora una volta da questo ceto medio locale immigrato a Firenze, dove gestiva appunto i traffici, tra cui anche il vino. E perché di un'operazione di marketing? Perché nei trattati di dietetica dell'epoca si indicava come tutti i prodotti naturali provenienti dalle zone montane come qualitativamente migliori. Ecco, quindi anche il vino di montagna, perché viene da una zona di aria pura, di acque pure, insomma, il vino di montagna è più buono. Ed ecco che su questa... diciamo così, produttivi, ecco che su questa onda, su questa nota, devono in qualche modo aver puntato. Ed ecco che fra fine 300 e prima 400 noi vediamo grossi investimenti in Casentino, riconversione di terreni a vigneto proprio. E contemporaneamente lo smercio di questo vino Casentino a Firenze. Finché appunto la rilevazione catastale del 1427 ci fa vedere come il vino Casentino era subito, come valutazione, era subito sotto i vini, diremmo, di qualità. Per fare il catasto del 1427, la legge sul catasto stabiliva, per tassare i contribuenti, che chi produceva un certo vino fosse tassato a un certo livello, chi ne produceva un altro livello. Quindi noi abbiamo tutta una graduatoria di vini, da quelli più ricercati, che erano i vini della Val d'Ambra, anche in parte quelli del Chianti, a quelli più alle acquette, insomma, la piana di Firenze, la piana giù, era vinacci, però, insomma. Il vino del Casentino è subito dopo il vino, ora non mi ricordo quant'era, ma insomma non è importante, ma
subito a ridosso di questi vini di prima fascia. Quindi ecco ancora una volta un prodotto tipico di valorizzato dai casentini. Ecco, questo è un po', questo è, sì, ancora una volta appunto una valorizzazione di un prodotto locale intelligentemente portata avanti. E non si può che fare ancora una volta ricorso a questo capitale umano, a questa istruzione diffusa che c'era in Casentino. I Conti Guidi pagavano un maestro di scuola a Puppi per l'istruzione elementare. Se voi guardate le denunce al catasto del 1427, il catasto fiorentino fatte da gente di Bibbiena, gente della zona, molti fanno riferimento ai loro libri contabili, artigiani che fanno riferimenti ai loro libri contabili. E a Firenze sono conservati due registri contabili di una famiglia di fabbri casentinesi di Porciano, di Tracorte, insomma, frazione di Porciano della fine del 400, che sono tenuti alla veneziana, cioè con le partite contrapposte, come era, e che era l'ultimo grido, diciamo così, per l'epoca della segnatura contabile. Quindi vedete come che diffuse un fabbro di un paesino, neanche di Porciano, di una frazione di Porciano, che tiene i suoi libri contabili regolarmente, secondo appunto i dettami del... Quindi ecco, riassumendo, quali sono gli elementi di continuità che mi sembra si possano indicare. Appunto questa attenzione a coltivare l'istruzione e il capitale umano, la conoscenza la conoscenza profonda del territorio e delle sue potenzialità, pensiamo appunto alle ferriere, no? al carbone necessario, alle viti, e poi l'attenzione alla domanda proveniente da questi grandi centri di mercato, Firenze e Arezzo. Questo è un po' l'impressione, il contributo che mi sento di dare a questa giornata. Grazie al professor Barlucchi. Concesso 5 minuti in più perché l'ambito cronologico era ampio, quindi 4 secoli, 5 secoli, 5 minuti in più. Vi invito a prendere il posto anche il professor Andrea Zagli, che invece prego di rimanere entro la mezz'ora a disposizione. Ci penso io. Il professor Andrea Zagli, sempre dell'Università di Siena. Dopo questa introduzione, diciamo, del periodo della ripresa medievale del territorio casentinese, tra altre basi, tra sviluppo, grande sviluppo dopo le mille crisi del 300, è un successivo sviluppo, ma in chiave diversa dal 400 in poi. Il professor Zagli invece ci parlerà dell'età moderna e della relazione tra economia, congiunture economiche e dinamiche demografiche. Prego. Grazie Presidente, non so se Francesco sei già pronto a proiettare. Allora io ti segnalo quando... Noto che c'è un problema, lui lo proietta, ma non sullo schermo. Prova a fare una cosa. Non riesce a proiettare le slide. Ah, vabbè, intanto
vi ringrazio per essere qui naturalmente e raccolgo un po' il testimone insomma da ciò che ha detto fino a questo momento Andrea nella sua relazione. Ci ha fatto un quadro molto articolato, molto approfondito, ha parlato di un'epoca prestatistica. Effettivamente anche i dati insomma che io vi fornirò insomma in questa mia relazione fanno sempre riferimento comunque a un'età prestatistica. La statistica vera e propria inizia diciamo nel tardo Settecento e poi più diffusamente nell'Ottocento. Certamente la documentazione d'età moderna riporta dei censimenti generali della popolazione dello Stato toscano. Abbiamo dei problemi tecnici, ma una documentazione che naturalmente va, come dire, nella direzione anche del rafforzamento delle strutture dello Stato e che quindi aveva la necessità di conoscere sempre di più e sempre meglio chi fossero i sudditi, anche per applicare naturalmente la fiscalità, cioè per imporre le tasse, insomma. Quindi la conoscenza dei contribuenti era, come dire, un requisito fondamentale per l'esercizio del potere, insomma, del potere fiscale, perché aumentano dallo Stato regionale, poi alla formazione dello Stato medicio, naturalmente anche le necessità economiche e finanziarie dello Stato. Quindi questa attività di conoscenza si è tradotta poi nella redazione di una serie di censimenti generali della popolazione, dello Stato fiorentino e del Granducato, complessivamente, che ci danno comunque, al di là della precisione o imprecisione delle cifre, comunque dei riferimenti, degli ordini di grandezza sull'andamento della popolazione a varie epoche, dal 500 fino agli inizi dell'Ottocento. Poi nell'Ottocento ci sarà la nascita ovviamente dello Stato civile statale e quindi poi nel 1841 il censimento generale della popolazione fatto con criteri a questo punto diciamo moderni, e quindi le informazioni diventano a quel punto molto più puntuali. Altra difficoltà che riguarda questo tipo di documentazione, ora si vede questo tipo di documentazione, peccato, vabbè, perché avevo diversi documenti originali da farvi vedere. Altra difficoltà che vi dicevo che riguarda questa documentazione di censimenti, di queste, chiamiamole, fonti enumerative, è la diversità dell'impianto. Nel senso che nel 500 e nel 600 i rilevamenti erano fatti sulla base delle giurisdizioni civili e quindi delle podesterie, dei vicariati, mentre dalla fine del 600 inizia il conteggio invece attraverso la popolazione, gli stati delle anime, quindi la popolazione rilevata dalle autorità ecclesiastiche. Quindi ecco, premesse queste difficoltà, però, come dire, vi darò un po' un quadro impressionistico dei movimenti, insomma, e di che cosa poi, diciamo, che cosa nascondono, diciamo, questi movimenti, ora non di quattro secoli, un po' meno, ma comunque di un periodo abbastanza lungo. Partendo dalla prima rilevazione complessiva, che è quella del 1427, il catasto del 1427, che è già stato citato in precedenza, in cui il rilevamento è, come dire, multiplo, no? Perché diciamo le località che appartenevano al contado fiorentino furono rilevate sulla base delle circoscrizioni ecclesiastiche, cioè i pivieri, mentre le comunità che appartenevano al cosiddetto distretto, quindi la parte territoriale assoggettata successivamente, furono rilevate attraverso invece le podesterie. Nel corso del 500, e quindi siamo però nel 1427, quindi ha un'altezza cronologica in cui ancora si risentono fortemente gli effetti della crisi trecentesca di cui ci ha parlato Andrea, e anche di queste, diciamo, fasi di ristrutturazione, diciamo, sia della società che dell'economia della vallata del Casentino. I primi dati che appunto che voi vedete rappresentati invece in questa
questo censimento del 1562, che è suddiviso, diciamo, anch'esso per podesterie e vicariati, riporta il numero dei fuochi. Il fuoco che cos'era? Era la famiglia, sostanzialmente. L'unità di rilevazione era quelli che vivevano intorno al focolare, quindi si chiamavano fuochi, mentre le bocche, naturalmente, erano coloro che erano da sfamare. Esattamente, esattamente. E questo vi dà un po', come dire, le dimensioni quantitative a questa altezza cronologica. Tenete a mente che questa cifra è colta in un momento di grande crescita demografica, non solo del Casentino, ma direi è un fenomeno che ha una rilevanza europea, che poi si traduce anche in una fase di grande aumento dei prezzi dei generi di prima necessità, è grande, tanto per intendersi. Tant'è vero che gli storici dell'economia hanno parlato di rivoluzione dei prezzi, perché popolazione che aumenta in maniera così forte, già dagli ultimi decenni del 400, significa un forte aumento della domanda di cereali, e quindi questo si riflette sull'aumento dei prezzi. Quindi il 500, diciamo che, fra virgolette, è un secolo di floridezza da tanti punti di vista. Periodo di grande aumento della popolazione, di grande fermento anche da un punto di vista economico. L'industria della lana ha un grande sviluppo, insomma, nelle varie realtà locali del Casentino, insomma, soprattutto il caso di Poppi, insomma, che poi perderà invece un po' questo suo primato. Possiamo andare avanti. Sulla base di questo che vedete rappresentato nel grafico, invece, sono, diciamo, l'andamento della popolazione, diciamo, della fascia appenninica, quindi la zona di Pieve Santo Stefano Sestino, la zona di Borgo San Sepolcro e Anghiari e il Casentino, così come è stato ricostruito da un testo che è un po', diciamo, un testo di riferimento per la storia demografica del Granducato di Toscano, per il lavoro di Lorenzo del Panta di metà degli anni 70, 74 mi pare, che ha, come dire, disaggregato per aree l'andamento della popolazione. Voi vedete, insomma, c'è una fase cinquecentesca di grande, diciamo, crescita, e però subito all'inizio del Seicento, nei primi decenni del Seicento, già inizia una fase critica. Vedete, il Casentino nel 1622 è passato da quasi 22.000 abitanti a 18.000, poco più di 18.000, una fase che sarà ancora di crisi accentuata, che avverrà in corrispondenza della terribile epidemia di peste del 1630-33, che riduce ulteriormente la popolazione. Successivamente ci sarà una lenta, se non lentissima, ripresa nel corso del Seicento. Possiamo andare per l'avanti. La stessa, diciamo, andamento lo possiamo ricostruire se facciamo, diciamo, se poniamo uguale accento il livello di popolazione del 1552. Voi vedete, insomma, questo andamento, e ci indica chiaramente che questo arco, diciamo, dal 62 al 1622, evidentemente è successo qualcosa di molto negativo. C'è stata una fase che ha inciso negativamente sull'andamento, sull'ammontare della popolazione. Possiamo andare avanti. Il caso di Poppi, lo cito perché è uno, diciamo, dei casi che è stato maggiormente studiato, soprattutto nei primi anni 90, insomma, dalla studiosa Giovanna Benadusi, ha pubblicato diversi articoli, poi raggruppati in una monografia pubblicata in inglese. Questa è una studiosa che lavorava nelle università americane, e che, appunto, qui vedete, sono riprese alcune, diciamo, dei suoi passaggi, insomma, che descrivono, appunto, che negli anni a cavallo fra il 5 e il 600 c'è sia una fase di malessere generale, insomma, una fase di contrazione da un punto di vista economico, che si riflette anche poi sull'andamento della popolazione.
una fase che anticipa poi la, come dire, la crisi vera e propria che avverrà negli anni della peste, negli anni della peste del 1630. Lei citava appunto l'esperienza personale della famiglia Cascesi, famiglia che era stata importantissima nell'industria della lana locale, tra cui tra l'altro c'è lo studio di Giuseppe Parigino, del libro che presenteremo oggi pomeriggio. La famiglia all'inizio del 600 abbandona questo tipo di imprenditoria, questo tipo di attività, che è, come dire, che caratterizza molti esponenti del ceto dirigente di Poppia, le famiglie, diciamo, del ceto dominante di Poppia, che lei conteggiava in una 27, mi pare 25, 27 famiglie, che nel 400-500 erano stati giudici, erano stati notai, erano stati imprenditori della lana, abbandonano questo tipo di attività per acquistare la terra e poi successivamente nel 600, questo è un po' il filo della sua interpretazione, si dedicheranno alle carriere in ambito militare, che garantivano, come dire, una, quindi possesso della terra, carriera militare, garantivano, diciamo, questa autorevolezza, questa posizione sociale anche a livello di comunità locali. Ma ci sono testimonianze di inizio 600 di questa crisi. C'era appunto, lei citava questo passaggio del 1613 dei monaci della Badia di San Fedele che scrivevano al Granduca affermando che nella terra di Poppi sono più di 100 le botteghe chiuse. Ovviamente era un dato probabilmente assai esagerato, però ovviamente rifletteva evidentemente una situazione di disagio. E dopo la peste del 600 anche il cronista Lapini, cui diciamo c'è un manoscritto nella biblioteca comunale di Poppi, si lamentava che legnami, calzolerie, droghe, pannine, traffico di lana, negozio di bestiami erano numerosi anche alla ricordanza nostra, cioè se ne ricordava dalla sua infanzia. Gualchiere, fornaci di vasi non mancavano, ma queste botteghe sono ridotte oggi quasi tutte in camere terrene, mostrandoci l'esperienza che il benessere è finito. Sono umiliati gli animi e imprigliti gli ingegni. Ora naturalmente è, come dire, una descrizione impressionistica, ma che evidentemente riflette e nasconde una possibile verità. E in effetti la crisi che del lanificio di Poppi, insomma, che la studiosa collocava intorno agli anni 90 del 500, tra 1590 e 1640, era anche supportato da una serie di dati quantitativi. 12 delle 16 botteghe attive che erano di proprietà delle famiglie del ceto dominante, mentre nel 1640 ne erano rimaste solo 8 botteghe a Poppi. Quindi diciamo che era stata una forte contrazione di queste, e della lana, e 5 appartenevano all'elite cittadina. Quindi nel giro di pochi decenni, dice, la metà delle botteghe legate all'industria laniera era scomparsa. Ovviamente c'era stata una redistribuzione, c'erano stati dei cambiamenti, l'attività si era sviluppata in altre aree, come poi abbiamo messo, insomma, abbiamo ricostruito anche nel volume sulla lana. Quindi un periodo di crisi che si fa fortissimo in corrispondenza della peste, ma che è anticipato proprio nel 1630, quando la peste è appena scoppiata nella città di Firenze, è la peste del Manzoni, no? Quella descritta dal Manzoni nei Promessi Sposi, che da Bologna, nonostante le guardie messe sui passi appenninici, tanti controlli che l'ufficio di sanità aveva promosso, nel luglio del 1630 attraverso un pollaiolo di Bologna scoppia a Trespiano, vicino a Firenze, dove ora c'è il grande cimitero della città, scoppia a Trespiano e poi dopo pochi giorni, nonostante Trespiano venga, come dire, isolato, bloccato da un lockdown durissimo, scoppia in città e quindi scoppia a Firenze. Ma non è solo la peste, c'è anche un problema che è stata un'annata
negativa da un punto di vista agricolo, scarse raccolte, quindi si prospetta anche un problema di povertà. E non a caso, 10 settembre 1630, proprio all'inizio della peste di Firenze, il Granduca nomina una commissione di 6 senatori deputati appunto sopra il modo di sovvenire i poveri della città e fuori. E nominò 3 commissari generali a cui affidare, diciamo, la visita delle varie parti dello Stato. I 3 commissari generali furono 3 aristocratici, naturalmente, il cavaliere e capitano Nicola Capponi, il signor Giorgio Scali, il signor Vieri De Ceri. 3 commissari che furono accompagnati da una serie di istruzioni precise per effettuare la loro visita e per proporre ovviamente i possibili rimedi. Quello che sarebbe andato in Casentino, che poi fu Giorgio Scali, fu ammonito appunto quanto alle persone del Casentino e d'altrove si senta chi passeranno e avranno la licenza di passare nello Stato di Siena, perché ovviamente in quel periodo la transumanza fu particolarmente ostacolata, perché erano necessarie avere le bollette di sanità, cioè la dichiarazione che uno di pass, il green pass dell'epoca, perché dovevano attraversare diversi territori, soprattutto nel territorio senese. Quanto al Casentino, carico di pannine, quindi fa riferimento all'importanza dell'industria della lana, rispetto alla proibizione delle fiere, perché bloccato tutti i mercati, tutto il commercio per i problemi della peste ed altro, si avverte il commissario che andrà nel luogo della quantità che vi sia e se prestando loro 4-5 mila scudi gratis si obbligherebbero a lavorare, cioè si voleva sostenere l'imprenditoria della lana per garantire il lavoro alle persone perché potessero acquistare il cibo, insomma. E quanta quantità di pannina promettessero fabbricare per di qui alla futura raccolta, quindi fino al futuro, come dire, primavera estate del 1631. Ora gratis non proprio, perché dice che sicurtà dessino per rendere denaro, non era proprio gratis. Però ecco, è importante questo, come dire, iniziative, che poi iniziative simili furono prese ad esempio a Scarperia per sostenere le fabbriche di coltelli, per cui erano famose a Scarperia, a cui furono assegnati in quel caso 2000 scudi, che poi crearono tutta una serie di contenziosi per prendere questi soldi, perché fu un caos da questo punto di vista. Però c'era l'intervento dello Stato che aveva individuato alcune attività economiche particolarmente importanti da sostenere. Questo vedete lo scompartimento, l'assegnazione delle varie zone del Granducato a questi 3 commissari. Francesco mi ha seguito, sì, va bene. Vedete, Giorgio Scali fu appunto incaricato del vicariato di Scarperia, il vicariato di Firenzuola, il vicariato di Poppi, naturalmente, il capitanato di Bagno, Sasso di Simone, Pieve Santo Stefano, vicariato di Anghiari, Borgo San Sepolcro, Terra del Sole, Arezzo, Castel Fiorentino, commissariato di Cortona, quindi diciamo tutto il territorio aretino e tutta la fascia appenninica, il territorio orientale, esattamente. La visita, come dire, durò alcuni mesi, diciamo, i risultati finali furono datati all'inizio di marzo del 1631, dopo che Firenze aveva, come dire, passato la terribile esperienza dell'epidemia che colpì la città soprattutto nei mesi autunnali, tant'è vero che poi all'inizio di gennaio il Granduca ordinò la quarantena generale di tutto lo Stato, quindi l'impossibilità di tenersi mercati, fiere, di potersi spostare, eccetera, eccetera. Quarantena che durò da gennaio fino all'inizio di marzo 1631, lo Scali appunto inviò la relazione finale all'inizio di marzo, in una stagione che fu particolarmente difficile per l'epidemia e per la povertà, perché i mesi invernali erano tradizionalmente più difficili per le popolazioni, in cui il prezzo dei beni di prima necessità, il legname, il grano, si alzava. Era stata un'annata precedentemente di cattive raccolte, quindi un periodo di... E chi poi era, come dire, costretto
a stare in casa, serrato in casa, come si diceva, era sovvenzionato dalle autorità pubbliche con un pane al giorno, insomma. Quindi era condizioni di vita veramente terribili, insomma, da tanti punti di vista. Comunque, lo Scali, nella sua sintesi, mise in evidenza naturalmente una situazione strettamente critica in ogni territorio e in particolare proprio per quanto riguardava il Casentino. E diceva appunto, queste sono le sue parole originali, sunto generale del Casentino in prima, esservi l'arte della lana, quale è di sollevamento notabile a quella povera gente, ma stante gli accidenti di questo presente anno, quasi tutti domandano in prestiti per poter continuare a lavorare. Intanto, subito all'inizio metteva in evidenza l'importanza dell'industria della lana. Quindi si era andata in crisi a Poppi, però evidentemente nella vallata c'erano altri centri che da questo punto di vista continuavano ad essere importanti. Poi diceva, quelle comunità in generale non hanno entrate, ma grandi spese di maestri, di vicari, di potestà, di strade, di cancelliere, di birri e simili. E si cavano con gli imposti dei dazi, cioè cavano con l'imposta del dazio sulla possesso terriero, quale cosa eccessiva che è la rovina di quelli popoli e tanto più si vanno facendo maggiori perché le spese sono bene spesso stanziate da chi non ha bene. Cioè coloro che partecipavano al governo locale, spesso non essendo proprietari di terre, come dire, non avevano molta dimestichezza con questo tipo di imposizione. Poi diceva, nel Casentino v'è stata la ricolta del grano e biade scarsissima, quindi è stata un'annata pessima da un punto di vista agricolo, e sebbene quella delle castagne e marroni è stata buona. Non di meno, per essere questo paese assai popolato e copioso di poveri, teniamo a mente questa cosa, quasi tutte le comunità domandano grani e danari. Vorrebbero stai a 20.000 di grano, e da 4.000 scudi in presto per poter tirare innanzi l'arte dei panni, che dicono non aver potuto esitare se non una parte nello stato di vostra altezza con loro perdita. Perché la, come dire, la, il blocco dei commerci naturalmente aveva creato delle conseguenze negative. Sono praticamente a un terzo, vabbè. E quindi, diciamo, era, mi trovo una situazione estremamente, estremamente critica. Qui vedete, sono delle immagini originali della sua relazione, e diceva qui, diciamo, nel paragrafo, vedete, segnato come due, esservi cresciuta la povertà in tanto numero che è cosa da non credersi. Questo, diciamo, è il succo. Quindi in questo lasso di tempo, in questo anno, era cresciuta la povertà in una maniera esponenziale. E poi di ciascuna comunità forniva dei dati sulla popolazione, forniva dei dati su quali erano i problemi fondamentali e così via. La sintesi finale che appunto dice, diceva, queste sono sue parole, in tutto il Casentino si dice mancare per vitto, siamo a marzo, fino alla prossima futura ricolta, cioè fino alla prossima raccolta di fine giugno, inizio luglio, stai a 21.025 di roba da mangiare. Sono bocche 16.752 e domandano denari in prestito, scudi 4.300. Altro passaggio interessante, finale, si lamentano alcune comunità di aver troppo sale, perché erano obbligate le comunità a prendere un certo quantitativo di sale sulla base del numero delle bocche e degli animali posseduti. Quindi questo significava che c'era stata una diminuzione. C'era stata una diminuzione, adesso i quantitativi sarebbero dovuti essere aggiornati. Quindi l'intervento dello Stato, la necessità di sovvenzionare il gran numero di poveri. Ma successe anche un altro problema, perché la situazione era drammatica in tutto il territorio, in tutte le campagne, tant'è vero che all'inizio di aprile il Granduca decise di fare delle elemosine di riso per sostenere la popolazione. I donativi di riso concessi dal Granduca per i bisognosi.
fu anche in questo caso nominata una commissione di aristocratici, e poi furono incaricati in sede locale alcuni commissari, per il casentino fu il podestà di Bibbiena, Jacopo Pucci, che fece, come dire, un'ampia inchiesta, un'ampia ricognizione, e al casentino furono concessi 1000 staia di riso, che sono circa 244 quintali, che nell'immediato sembrarono un po' sollevare la situazione, come evidenziava qualche giusticente. Qui riporto un testo, dice: dopo queste limosine si vede miglior visi di prima, parendo tutti risuscitati. Ma già, come dire, a metà maggio si dovette ridurre le porzioni giornaliere fissate precedentemente, dividendole in 2 giorni, cioè ciò che era stato dato per un giorno fu dato in 2 giorni. E quindi fu la necessità di assistere dal punto di vista alimentare, per evitare che la gente morisse di fame, con il riso per 2 mesi. E questo, come dire, furono sovvenzionate il 37,5% della popolazione complessiva della provincia. Quindi numeri molto elevati, in cui appunto è possibile, perché ci sono tutti i registri che andrebbero studiati accuratamente. La cosa interessante è appunto che negli elenchi degli assistiti appare appunto una forte presenza di donne capi famiglia. Questo può significare tante cose, può significare che molti dei loro mariti erano magari migrati stagionalmente, erano fuori, ma molte erano anche vedove, quindi c'era stato evidentemente dei problemi. Vedete, nel caso di Poppi il 37,8% erano vedove, spesso erano donne sole, perché poi il numero medio di componenti per famiglia era poco più di 2, quindi spesso erano vedove o persone solitarie. Ma sarebbe comunque un argomento che andrebbe senz'altro approfondito. Ora qui possiamo andare avanti. Come colpisce la pestilenza del 1630-31? Ora io sto ancora conducendo delle ricerche che devono essere approfondite. A livello generale, se noi mettiamo a confronto i dati della visita dello Scali del 1631, poi con il censimento del 1632, che invece è ampiamente conosciuto, vediamo che, come dire, vedete, il colore arancione sono i dati del 1632 e ci dicono che la peste in Casentino probabilmente colpì assai duramente. C'erano tanti aspetti interessanti che vi volevo dire. Ad esempio, furono già dei focolai nel febbraio-marzo del 1631 a Montemignaio, a Terrosso, la Grave, a Serravalle, a Marciano, a Calleta. Addirittura a un certo punto gli abitanti di Calleta fecero una processione per andare a Poppi a onorare l'immagine della Madonna del Morbo, si chiama, su cui poi sarebbe stata costruita la chiesa della Madonna del Morbo. Ma gli fu impedito di entrare in paese e gli portarono l'immagine alla porta del paese per, come dire, fare la devozione da lontano. Ma lì venne fuori anche, come dire, un episodio di corruzione, perché questi abitanti, come dire, fecero un donativo di castagne e di denari a Messer Filippo Grifoni, l'abbiamo citato prima, la famiglia Grifoni, che sembra, insomma, che se ne fosse appropriato in maniera privata. Comunque la peste colpisce molto duramente. Vedete, qui c'è un dato sul decremento percentuale della popolazione delle popolesterie. Stranamente solo Verghireto è, come dire, in aumento fra i due rilevamenti del 1631-32. Tutte le altre podesterie e giurisdizioni invece subiscono una sensibile diminuzione. Andiamo avanti. Chi ha colpito la peste maggiormente? Se noi vediamo, diciamo, facciamo il rapporto tra i tassi di mascolinità e femminilità, sembra che la peste in realtà abbia colpito maggiormente la componente femminile, anche perché probabilmente
molta parte della popolazione maschile era migrata in Maremma, in quel momento era fuori, e la Maremma fu parzialmente risparmiata dalla peste. Furono poi i mesi estivi del 1631 quelli più in cui infuriò maggiormente. Ecco, questo altro dato ci citava nella sua relazione Andrea della divisione della popolazione, diciamo, in quattro categorie al catasto del 1427. Abbiamo un altro censimento del 1671 in occasione della riforma della tassa di macine, in cui la popolazione fu divisa in varie categorie: popolazione conteggiata in teste, cioè il numero degli abitanti, ma fu divisa in quattro classi: ricchi, comodi, poveri, miserabili, anzi cinque, ecclesiastici. Miserabili e ecclesiastici non avrebbero pagato tasse. Per quanto riguarda la zona appunto del Casentino, voi vedete da questi dati, il problema della povertà era un problema ancora nel corso del Seicento estremamente grave, perché c'erano alte percentuali, molto più alte rispetto di gente che non era in grado di pagare nessun tipo di tassa. Insomma. E se noi aggiungiamo i miserabili, i poveri, vedete, si va su percentuali che sfiorano il 70%. Castelfocognano è... Ah no, c'è l'asterisco, no, ma è rimasto promemoria mio, non era... Comunque era al 75%, perché era una, realtà molto, che era composta da popoli anche molto alpestri, insomma, collinari. Io mi fermerei a questo punto, sforato il tempo. Volevo citare appunto che nel XVIII secolo c'era, come gli osservatori della seconda metà del XVIII secolo, parte di quelle relazioni che ho citato nel mio saggio, nel libro sulla lana, c'era questa forte consapevolezza di vivere un periodo di decadenza. E la memoria invece di una grande floridezza che vi era stata nel Cinquecento. Cioè il Cinquecento era preso come secolo di paragone per la floridezza del Casentino, sia dal punto di vista della popolazione, dell'industria della lana, del valore delle pecore. E quindi ci sono tanti dati che poi indicano anche una decadenza del numero dei capi delle pecore. Appunto avevo messo alcuni passaggi di questa interessante memoria di un prete, diciamo, casentinese, il proposto Guarisci, che nel 1773 lesse all'Accademia di Giorgofili di Firenze una memoria intitolata «Dello stato antico e presente del Casentino». Questo parroco agronomo, come era insomma spesso tipico all'epoca, metteva in evidenza alcuni dei problemi strutturali del Casentino, così come erano percepiti nella seconda metà del XVIII secolo: i danni del disboscamento, la riduzione dei pascoli, la riduzione delle pasture, che si rifletteva su una diminuzione delle bestie allevate, l'aumento delle superfici arabili e delle vigne, che non avevano migliorato la situazione, che si era risolta, in meno vino casentinese, meno bestiame, meno lana, meno legname, quindi meno popolazione. Ed era soprattutto appunto il disboscamento che era percepito come uno dei problemi generali. Qui c'era l'esempio, insomma, dell'inizio della sua relazione. La decadenza dell'allevamento vino era, messa in evidenza in tutte le memorie della seconda metà del Settecento, da quella di Filippo Tramontani a quella di Ridolfi, di Neri, degli stessi deputati di Bibbiena che parlavano per il Casentino seconda metà del Settecento di 60.000 capi in meno. Così come il Granduca Pietro Leopoldo, che visitò il territorio, come si è detto prima, nel 1778.
affermava appunto: tutti credono e dicono che in Casentino da 30 anni in qua, a forza di zappare, seminare e vangare nella montagna, si sono spogliati tutti i terreni, ridotti a fossati e dirupi, portata via tutta la terra, e questo ha fatto scemare di 2/3 le pecore, che nel 40 ve ne erano da 50.000 in Casentino ed ora non saranno che 24.000. Questo si vede ocularmente, che le montagne sono quasi tutte spolte, cioè spogliate e nude, e i fiumi rialzati e pieni di massa. In effetti i dati che noi abbiamo dai bilanci dell'Ufficio dei Paschi di Siena indicano questa contrazione, questa diminuzione, perché nella seconda metà del Cinquecento, che è un po' il secolo d'oro della transumanza, il boom della transumanza, si passa da oltre 70-80.000 capi provenienti solo dal Casentino a cifre molto, molto inferiori a queste cifre che risultano poi nel Settecento. Naturalmente questo si riflette anche nella diminuzione della popolazione. Ecco, quest'ultima che vi volevo far vedere è, come dire, adesso, alla fine del Settecento, si comincia a conteggiare la popolazione sulla base delle comunità, quindi dopo la riforma delle comunità di Pietro Leopoldo, e lo Stato fece poi questo riassunto, diciamo, delle differenze fra il 1784 e il 1825. Voi vedete i dati in rosso sono quelli di quelle realtà che subiscono una diminuzione, subiscono una contrazione, espressa poi anche in questo grafico. Raggiolo, tra l'altro, è una di quelle che subisce una piccola, insomma, diminuzione percentuale del 9% per questo lasso di tempo, ma è quello che subiscono un po' tutti i paesi della montagna, sostanzialmente tutti i paesi della montagna, perché l'andamento della popolazione andrebbe poi letto puntualmente fra la differenza fra centri murati, fra centri aggregati, e invece la popolazione sparsa in ville, borghi, castelli che rimanevano, insomma. Infatti, se voi guardate l'andamento secondo i dati del Repetti, insomma, l'andamento della popolazione dei centri, della popolazione accentrata a Poppi, Prato Vecchio, Stia, a Strada, detta anche Vado, a Soci, a Bibbiena, solo Bibbiena ha una contrazione fra il 1551 e il 1745. Ma gli altri nuclei di popolazione accentrata in questo periodo, pur di decadenza, però hanno una, come dire, una crescita. Ciò significa che vi è una redistribuzione della popolazione che tende a scendere, abitare a valle, insomma, intorno ai centri, tra l'altro ai centri di mercato, ai centri mercantili dove si svolgono anche i mercati settimanali. Quindi questo è un po' l'andamento. Naturalmente dalla fine del Settecento, quando la popolazione toscana ha una crescita importante, generale, la crescita qui in Casentino è più contrastata, cioè crescono alcuni centri, ad esempio Soci, dove l'industria della lana diventa prevalente, ma invece c'è uno spopolamento, inizia quello spopolamento dei centri appenninici, dei centri più legati all'economia agrosilvo pastorale. Ecco, mi fermerei qui e scusate se ho sforato ampiamente. Grazie mille, anche se sì, un po' sforato, ma mi valeva la pena, un bel quadro che anche in questo caso, come nel periodo medievale, identifica periodi di crescita, di crisi, con la peste protagonista, perché quando ci sono le grandi epidemie, ovviamente la popolazione è la prima coinvolta nelle differenti dinamiche, con le ricadute anche a livello economico e anche dovute al diversi popolamenti e spopolamenti delle zone. Continuiamo sempre con l'età moderna, col Settecento, con l'intervento del professor Francesco Mineccia, che ci parlerà di una emigrazione stagionale. Abbiamo accennato già
col professor Zagli di queste dinamiche che non legano semplicemente la migrazione alla migrazione definitiva, ma che in qualche modo era condizionata da, quindi immagino si parlerà di transumanza, si parlerà anche dall'altro. E quindi do volentieri la parola, sì. Mezz'ora se possibile. Anche meno se mi riesce, seguirò un po' per disciplinarmi. Perfetto. E sì, io mi riallaccio alle due precedenti, anche perché mi occupo di un argomento più specifico, che è appunto la migrazione stagionale, però è anche vero che rientra un po' nel quadro già delineato, e quindi risentirete alcuni delle questioni che sono state già anticipate. E in particolare quindi mi occupo delle migrazioni che dalle aree montane e altocollinari toscane si spostavano verso le pianure costiere, sia toscane che laziali, dunque io mi occupo del periodo seconda metà Settecento e primo Ottocento, però questo diciamo, è un tema che riguarda tutto il periodo affrontato, da Medioevo, forse anche prima, fino all'età contemporanea, perché questo tipo di migrazione è durata fino a ben addentro il Novecento. Però nel periodo di cui mi occupo io in questa breve relazione, la migrazione stagionale conosce un mutamento abbastanza rapido, perché da un fenomeno tradizionale che riguardava solo pochi e qualificati individui, relativamente pochi, in questi pochi decenni si trasforma in un tipo di emigrazione di massa, e questo in conseguenza soprattutto delle riforme leopoldine a cui ha già accennato Andrea Zagli poco prima. Come dicevo, l'Appennino toscano in questo caso, ma poi tutto l'Appennino italiano in realtà, della penisola, alimentava da secoli queste correnti migratorie stagionali a medio e a lungo raggio, e questa appunto era una caratteristica comune a tutta l'area mediterranea. Una delle peculiarità delle forme di mobilità delle popolazioni in antico regime era appunto il ritorno. Le assenze delle comunità rurali erano stagionali e periodiche, avevano come carattere fondamentale un legame diretto, tradizionale, con la famiglia e le comunità di origine. Si trattava poi, tra l'altro, di un'emigrazione prevalentemente maschile e di tipo soprattutto professionale, vale a dire un'emigrazione di individui che esercitavano un mestiere, e quindi un'emigrazione con costanza di mestieri, boscaioli, carbonai, pastori, piccoli commercianti, e poi per quanto riguarda soprattutto la montagna pistoiese, ma come abbiamo visto anche un po' il casentino, si spostavano gli operanti negli impianti siderurgici e minerari che erano soprattutto nella zona costiera, perché si sfruttava il minerale di ferro che veniva dall'isola d'Elba. Quindi le mete privilegiate dei montanini o montagnoli, come li chiamavano, erano queste grandi pianure costiere, sia toscane che pontificie, le Maremme appunto, ma ce n'erano alcuni che poi si recavano anche in Corsica, nel Napoletano addirittura, o nelle legazioni di Romagna, quindi andavano sull'Adriatico, nelle pianure dell'Adriatico. Le Maremme, come sapete, erano solo spopolate ma anche molto malsane, però erano ricche di pascoli, boschi, prati, terre da coltivare, selvaggina da cacciare, miniere, quindi potassa, zolfo, allume, e sulla costa, come dicevo prima, impianti siderurgici.
fin dai primi anni del regno di Pietro Leopoldo, siamo all'inizio degli anni, a metà degli anni 60 del Settecento, la montagna toscana viene investita dalle riforme avviate appunto dal Granduca, appena arrivato, comincia subito a stravolgere l'assetto del suo stato, con la tendenza, anzi l'intenzione, di abbattere il regime vincolistico che fino al momento era rimasto nel Granducato sotto i Medici, a sostituirlo con la progressiva introduzione di un sistema di stampo liberista, un processo che si sarebbe concluso grosso modo nel giro di alcuni decenni, un paio direi, un po' di più. Questi effetti delle riforme furono destabilizzanti soprattutto per la società e l'economia montana, e sono anche piuttosto noti, quindi non mi ci soffermo più di tanto, però mi riferisco in particolare all'attuazione progressiva appunto della libertà commerciale che determina la fine del regime vincolistico e annonario, al taglio, alla libertà di tagliare boschi, quindi quel problema a cui accennava prima Andrea Zagli, all'abolizione di tutte le servitù collettive sui beni pubblici e privati, con il conseguente riconoscimento della proprietà piena e assoluta dei fondi, all'alienazione dei beni comunali e degli enti pubblici, laici ed ecclesiastici, alla riorganizzazione territoriale e amministrativa, la riforma comunitativa a cui appunto accennava prima Andrea, al potenziamento delle infrastrutture sul territorio, strade, in particolare la nuova Modenese, ponti, edifici pubblici, opifici, eccetera. A tutto questo dobbiamo aggiungere un altro paio di aspetti che ebbero conseguenze dirette sulle aree montane. In primo luogo la soppressione della dogana dei Paschi di Siena, con editto dell'11 aprile del 1778, e questo fu particolarmente duro perché provocò un'immediata crisi dei piccoli proprietari di greggi, i cosiddetti moschetti o sortai. Questi infatti si trovarono da un momento all'altro a dover sopportare forti aumenti dei prezzi delle fide che per molti di loro significarono rovina completa. E lo riconobbe lo stesso Granduca. Non sto a citare le sue riflessioni su questo, ma se ne è reso conto quasi subito, come per quanto riguarda la questione del taglio dei boschi. Per quanto riguarda l'altro aspetto a cui accennavo, qui conviene introdurre una nozione economica fondamentale, che è quella relativa ai termini di scambio. È stato già sottolineato da uno storico francese, Abel Poitrinot, a proposito delle regioni montane francesi, e cioè la crescita proporzionalmente più accentuata dei prezzi dei cereali e del vino rispetto a quello degli altri prodotti agricoli dell'allevamento e delle manifatture, che si verificò nella seconda metà del Settecento. Qui nel Settecento la situazione è molto diversa da quanto descriveva Andrea prima per il secolo precedente. Siamo in una fase di lenta ripresa, che però ha situazioni non omogenee. C'è ripresa in alcune aree, in certi settori, e molto inferiore in altre. Quindi questo aumento dei prezzi dei prodotti della pianura, quindi grano, vino, eccetera, che già nella seconda metà del Settecento comincia a essere molto evidente, costringe i produttori della montagna a vendere una maggior quantità di merci per acquistare le stesse quantità di cereali e vino nei mercati di pianura. Cioè, in altre parole, il mutamento della regione di scambio tra i prodotti del piano e quelli del monte a sfavore di questi ultimi avrebbe costretto i montanari a lavorare di più per ottenere la stessa quantità di beni di sussistenza. E già qui la questione per le aree montane si fa
più difficile e complessa. Il Granduca, come dicevo prima, si accorge ben presto che alcuni dei suoi delle sue riforme hanno degli effetti non previsti o non desiderati, e quindi prendeva atto delle conseguenze disastrose, per esempio, sulle sue leggi liberiste per quanto riguardava il taglio dei boschi. E a questo riguardo, nelle sue relazioni, scriveva che nelle leggi, non essendo stati espressamente eccettuati gli Appennini, e già antecedentemente vedendosi, scriveva, le licenze e dandole per rescritto, cominciarono tutti a devastarli con fare i cosiddetti ronchi, i quali consistono nel tagliare la macchia, bruciarla, poi zapparla, insomma, praticamente per devastare tutta la fascia boscosa della montagna. Il risultato è che a causa di questo i terreni rapidamente venivano a trovarsi in condizioni pessime. E il vicario di Poppi, Giuseppe Maria Galli, nel 90, quindi siamo nell'anno in cui Pietro Leopoldo, tra l'altro, se ne va a Vienna a fare l'imperatore e lascia la Toscana, e il vicario di Poppi conferma questo stato di cose e mette in evidenza come la rovina di quel territorio fosse causata universalmente dal disboscamento. E non sto a leggere tutta le sue considerazioni. Un'altra grave conseguenza dell'indiscriminato disboscamento fu la progressiva diminuzione della raccolta di castagne, e come è noto, sulle castagne faceva affidamento per l'alimentazione gran parte della popolazione della montagna. Qualche anno prima del Galli aveva notato il suo predecessore aveva notato come la situazione degli abitanti di montagna non potessero dirsi molto favorevoli. Siamo 3 o 4 anni prima, siamo nell'87, e Francesco Barchetti dice che la miseria sta crescendo a causa anche soprattutto di questi aspetti che vi ho appena detto. Quindi le aree montane a questo punto venivano a trovarsi sovrappopolate rispetto alle proprie diminuite risorse, con un deficit alimentare che tendeva ormai a divenire cronico e che doveva essere in qualche modo appianato attraverso l'importazione di una maggiore quantità di prodotti dalla pianura. E però il peggioramento della bilancia degli scambi per i produttori della montagna era tale che contribuisce a un'accelerazione della crisi di quell'ecosistema. E quindi un gran numero di proprietari, coltivatori, boscaioli, pastori, artigiani, si trovò rapidamente nell'incapacità di trovare sussistenza nel luogo natio, e fu costretto a cercare nelle attività integrative in pianura, andando quindi a ingrossare quel flusso di migranti stagionali che vedeva così mutare in parte le sue secolari caratteristiche, che erano legate al ciclo di mestieri specifici. Un altro elemento contribuisce a questa mutazione delle caratteristiche della migrazione furono la privatizzazione dei beni comunali e l'abolizione degli usi civici, con un conseguente processo di concentrazione fondiaria nelle mani di poche famiglie, che dette appunto un ulteriore contributo alla crescita dell'esercito di migranti temporanei, alcuni dei quali poi si trasferirono definitivamente nei luoghi di migrazione. E qui ci sarebbero tante prove di questo negli archivi di alcune comunità della costa, per esempio, della costa toscana. E infatti risalgono almeno agli ultimi due decenni del XVIII secolo i primi preoccupati rapporti
circa il dilatarsi di questo fenomeno. Nei primi anni 90 ancora si stentava in qualche modo a quantificare l'entità di questo mutamento in corso, e i funzionari governativi, in loco i vicari in particolare, si limitavano a segnalare il fatto senza neanche tentare di valutarlo in termini precisi. Nel 90 sempre, per esempio, lo stesso vicario Galli, in una delle sue relazioni triennali, informava che sulla popolazione complessiva del vicariato, che allora era stimata in circa, secondo lui, 28.530 abitanti, considerate che con la riforma della comunità, il vicariato, con la riforma amministrativa, il vicariato di Poppi era stato smembrato e quindi la popolazione era diminuita, ma non per motivi di decrescita della popolazione, ma per via appunto di una riduzione del vicariato. E quindi di questi 28.530 abitanti, circa un terzo, quindi circa 9.000 abitanti, si recavano nelle maremme da fine ottobre a tutto il maggio successivo. E questo flusso viene confermato un decennio più tardi dal nuovo vicario Francesco Cheluzzi, il quale indicava in circa 10.000 i migranti che si spostavano prevalentemente nella maremma senese. E per cosa fare? Per custodire il bestiame e attendere alle altre faccende rusticali. Qui vedete, ho messo qualche immagine anche un po' successiva, questo è Giovanni Fattori, siamo negli anni 60 dell'Ottocento, ma più o meno la situazione è sempre quella. Qui la marcatura dei puledri, e quindi più che altro per lavori di campagna sostanzialmente. A differenza però di altre zone dell'Appennino, fra i migranti casentinesi c'erano anche donne, parecchie anche, e in particolare le pagliaiole, e qui vediamo sempre Giovanni Fattori che le fa vedere nei campi della Maremma, e anche Galli lo sottolineava soprattutto l'industriosità delle donne casentinesi, diceva lui, non sono impegnate nei lavori di campagna nel filare e tessere la lana a tutta perfezione, ma anche nel fare cappelli di paglia. Queste donne, continua, al tempo delle raccolte si recavano in Maremma, quindi anche loro migravano, per fare le scelte delle paglie più fini, provvedendosene per tutto l'anno. E i cappelli di paglia prodotti dalle donne casentinesi erano poi acquistati dai trucconi, dei mediatori, insomma, che ne facevano smercio nella Romagna papale, dove era grande l'esito, dice, e massimo l'utile. Ma le donne erano impegnate anche in tante altre attività, in particolare gran somma di denaro, continua sempre il vicario, entrava pure nel casentino dalla vendita dei maiali, poiché secondo le osservazioni state fatte sul modo di allevare e custodire simili animali immondi, che per lo più viene affidato alle sole donne, è certo che l'industria e diligenza delle medesime giunge al massimo grado, quindi erano bravissime anche ad allevare maiali, oltre che a fare cappelli. Il nuovo vicario Cheluzzi, siamo nel 98, quindi come vedete siamo tra fine 7 e inizio 800, indicava nella pastorizia, come il nervo del commercio di questa provincia. Quindi come vedete ormai è consolidato il passaggio da attività, ma non del tutto come vedremo, di attività di tipo artigianale e manifatturiero. Le ferriere alla Casentina ormai sono abbastanza un ricordo, però dice che il nervo del commercio di questa provincia è la pastorizia, e delle circa 50.000 pecore, Andrea Dianzi sottolineava la diminuzione, che però
dalle 60-70 mila di transumanti, quindi erano anche di più. Qui delle 50 mila pecore presenti nel vicariato, quindi siamo alla fine del 700 e questo è il numero che fornisce, oltre 3/5, quindi circa 30 mila, erano condotte a svernare nelle Maremme. E da queste si ricavava non meno di 150.000 libbre ed una parte rilevante di queste lane, scriveva il vicario, si lavorano in tutti i paesi e castelli del Casentino, dove ogni giorno e più si vedono crescere fabbricatori di pannine, l'avete sottolineato già in precedenza, che producevano panni grossi che servivano al vestiario, quindi produzione per il consumo locale, ai casentinesi, quindi agli abitanti del vicariato, e ai religiosi eremiti di Camaldoli. Dal che proviene, continuava il vicario, che minor quantità di lana grezza esce dalla provincia e considerabile introito deriva dal ritratto di agnelli e castrati. Quindi c'era anche l'aspetto legato alla produzione. Qui poi vedete dopo se scorre un pecoraio della montagna che se ne va verso la Maremma, e qui siamo con una figura di Antonio Bicci, che siamo negli anni 90, fine anni 90, che aveva pubblicato una grande rassegna degli abiti dei contadini della Toscana. E qui c'è solo il pecoraio. Dunque, nel primo decennio dell'Ottocento la situazione socio-economica delle aree montane, a questo punto, dopo le riforme leopoldine, appare definitivamente stabilizzata, e nel vicariato di Poppi possiamo mettere in evidenza come persistono la monocoltura castanicola e una discreta ancora attività manifatturiera. Dall'altro, un sempre maggior numero di montanari che è costretto a emigrare per buona parte dell'anno. 2/3 perlomeno della popolazione della provincia vivono nella montagna, scriveva il vicario Zanetti, e qui siamo nel 1805, dove al defetto del frumento, cioè qui della mancanza di grano troppo scarso, inadeguato per i bisogni annuali della popolazione, suppliscono la produzione delle castagne, l'utile del bestiame e specialmente l'industria, quindi ancora un embrione di attività manifatturiera rimane. Il raggiolo solamente, sottolinea, si calcola un introito di 12.000 scudi, che non era una piccola cifra, proveniente dalla sola arte dei cerchi delle botti, di cui per alcuni mesi dell'anno si occupano alcuni individui di quel popolato paese alpestre, così diceva il vicario, una manifattura che poi venivano esitati in tutto il resto della Toscana, quindi una attività piuttosto rilevante. E in effetti il vicariato si distingueva ancora per le sue varie attività manifatturiere. Ve ne sono infatti, continua questo vicario, ed omessa l'enunziativa delle meno importanti, tralasciando quelle di minore importanza, come pure quelle che vi si esercitano interrottamente in alcuni mesi dell'anno, quali sarebbero le trattorie della seta, quindi c'era anche un po' di questo tipo di attività, i mestieri dei carbonai, dei cerchiai, dei bigonai, eccetera, eccetera, sono da considerarsi principalmente le diverse tintorie e le varie fabbriche di panni lani e di cappelli che si trovano in Rassina, Talla, Bibbiena, Partina, Poppi, Strada e superiormente, soprattutto, in altro luogo della provincia, nelle terre di Prato Vecchio e di Stia. Quindi ancora un po' di attività manifatturiera funzionava. E però, nonostante questo, una gran parte dei montagnoli e dunque la maggior parte dei suoi abitanti passavano più di metà dell'anno in Maremma. Né finalmente da tacersi, scriveva ancora il vicario, come buona parte dei più robusti,
e giovani montagnoli scendono nelle Maremme nell'autunno, dove trattenendosi per sette mesi, non solo si mantenevano in quel modo con il sudore del loro volto, ma fanno pure degli avanzi con i quali ritornano verso l'estate a felicitare le abbandonate famiglie, fino a un certo punto però, perché la permanenza in Maremma imponeva comunque un ben duro pedaggio, perché molti di questi si recavano nelle Maremme nei mesi di aprile e maggio, in coincidenza con la crescita della domanda di manodopera per lavori agricoli, dalla mietitura, trebbiatura dei grani, e rientrava di solito tra la metà di giugno e la metà di luglio. Andavano perché erano attratti dal salari piuttosto alti, perché avevano bisogno di manodopera, ma andavano a questi luoghi che in quel periodo lì erano particolarmente pericolosi. E tornavano quindi con malattie, febbri violente, altre infermità, a volte incurabili e spesso letali. Quindi gli uomini che vanno nelle Maremme, si legge in un'altra relazione, per la natura del clima e dell'aria meno confacente al loro individuo modellato sul respiro di un'aria più depurata come questa qua e più sottile, sono soggetti a diverse frequenti malattie, per cui vi sacrificano il guadagno della stagione e vi perdono la vita, lasciando nella più deplorabile situazione intere famiglie. Perciò vi si trovano degli orfani e vedove, e qui si ritorna a quello che diceva Andrea poco fa, in età talora la più vegeta, quindi ancora giovane. Ed era infatti in questa fascia di emigrazione che la Maremma imponeva i più alti pedaggi in termini di vite umane, per il che la popolazione non si aumenta, mentre ogni anno circa 50 individui vanno a perire totalmente o si rendono cronici. Questi 50 individui erano indicati per la zona dell'Appennino Pistoiese, in realtà. Quindi per il Casentino non sono indicate cifre, però si sa che anche qua questo tipo di emigrazione imponeva appunto delle perdite notevoli. Gli altri tre quarti dei migranti partivano invece tra settembre e dicembre e rientravano di norma durante il mese di aprile, grosso modo. Quindi venivano impiegati nei lavori tradizionali, a tagliare boschi, a far carbone, nei forni frusori, perché ancora qualcuno, anche dal Casentino, aveva l'esperienza per poter andare a lavorare negli impianti siderurgici, nelle cave di allume e in altri lavori di costruzione. E ad essi però si aggiungevano i pastori che portavano le greggi proprie o d'altrui nei pascoli maremmani durante l'inverno. Questi, lasciando i loro monti nella stagione in cui le pecore mancavano di nutrimento senza correre grossi rischi per la loro salute, dato che le Maremme cessavano di essere mortali appena cadevano le prime piogge d'autunno, quindi quando cominciava la stagione brutta e soprattutto poi d'inverno. Quindi siamo di fronte a due tipi di emigrazione, uno che faceva vivere e uno che faceva morire, ma tutti e due necessari per forza di cose, e questa era la vita dei migranti stagionali. È una vita che è andata avanti fino a 900 inoltrato, quindi sì, Maremma, anche di peggio, sì. Quindi sempre più numerosa era l'immigrazione diretta ai lavori agricoli e alle grandi opere di bonifica che stavano iniziando per l'appunto proprio nel corso dell'Ottocento, in particolare nella Maremma. Quindi sempre più questo tipo di immigrazione rispetto a quella legata alla transumanza, ai lavori del bosco e del ferro. Dunque, quella tardo primaverile estiva rispetto a quella autunno-invernale. Cioè, la tendenza era a modificare appunto questo tipo di emigrazione con le conseguenze che sottolineavo prima. La conseguenza fu appunto, come ho detto, una crescente mortalità, soprattutto ovviamente maschile, e lo sottolineava ad esempio l'avvocato Bertini, un funzionario del Regno d'Etruria, perché all'inizio dell'Ottocento la Toscana entra nell'orbita francese,
prima come Regno d'Etruria, poi addirittura come dipartimenti annessi all'impero Tukur. E questo avvocato, in una sua relazione alla regina d'Etruria, sottolineava come nell'alta montagna la popolazione potrebbe anche aumentarsi notabilmente nel periodo di pochi anni, se potessimo impedire la costante mortalità della gioventù, che suole attendere per 8 mesi dell'anno alle lavorazioni in maremma. Non si esagera punto, scriveva, quando si dice che in alcune parrocchie si trovano a stento degli uomini invecchiati, giacché le malsane arie maremmane li uccidono fra i 20 e i 35 anni. Ed è frequente il caso, concludeva, in cui le donne giungono a sposare il sesto e il settimo marito. Poi detto, quindi questo è il quadro, mi fermo qua per non rubare altro tempo, però poi eventualmente se ne può parlare. Comunque la situazione era questa. Grazie professore. E con l'ultima relazione della mattinata, il professor Francesco Musotti dell'Università di Perugia. Arriviamo alla contemporaneità, al XX secolo, e ci parlerà del professor Musotti dell'Università di Perugia. Non è uno storico, ma un economista, e quindi ha un altro, diciamo, un altro punto di vista, un'altra metodologia di ricerca e di analisi, e ci darà una panoramica. E quindi mi posso solo occupare di ciò che è contemporaneo, seriamente. E quindi ci darà sì una panoramica dell'evoluzione del distretto industriale casentinese nel secolo XX. Devo subito ringraziare Andrea che, invitandomi quest'anno, mi aiuta a saldare il debito che avevo con 3 anni fa, che non sono riuscito a mandare il contributo per il volume per problemi anche di salute, ma non solo di salute. È che questi studi sull'industria distrettuale casentinese mi hanno creato tanti problemi, nel senso che mi sono trovato di fronte a cose molto nuove, perché io mi ero sempre occupato, in particolare in Umbria, nella città di Castello, di distretti industriali che si erano formati in aree mezzadrili. Quindi c'è tutta una logica interpretativa. Qua no. Qua non siamo in un'area mezzadrile, è tutto un altro mondo, e quindi i meccanismi di formazione del distretto industriale sono diversi, e quindi ho dovuto scoprire cose nuove e studiare anche parecchia storia per capire certe cose che altrimenti non erano assolutamente comprensibili. Faccio una piccola premessa di teoria economica. Il concetto di distretto industriale, vi dico subito una citazione di Becattini che mi aiuta a inquadrare il problema. Tutte le cose buone che dirò oggi sono merito delle cose di ciò che mi ha insegnato Giacomo Becattini, e tutte le sciocchezze saranno colpa mia, questo è chiaro. Scrive in un lavoro del 2001: la penetrazione della nozione di distretto industriale nel sistema delle idee sociali contemporanee è testimoniata sia dal fatto che è stata introdotta in manuali di economia e geografia economica, sia dall'uso che se ne è cominciato a fare per rileggere le vicende dell'industria nel passato. Ecco, sono un'osservazione estremamente importante. Non è stato facile l'ingresso del concetto del distretto di economia nei manuali di economia. Forse è stato meno difficile in quelli di geografia economica. Perché? Perché gli economisti, con tutto ciò che è luogo, che è territorio, hanno un rapporto molto discutibile. Pensateci bene, è una banalità: ogni attività produttiva avviene in un luogo. E questo gli economisti non lo vedono. Quando una cosa ce l'ha dentro l'occhio, alla fine non la scorge più. Questa qua non lo vedono. Diventa un dato secondario, ovvio, scontato, quindi da non studiare. Becattini no. Se ogni attività economica avviene in un luogo e il produrre è inestricabilmente connesso con il vivere di quel luogo, con le sue caratteristiche, come si fa sta cosa a ignorarla? Questo che cosa significa
aprire l'analisi economica alle coordinate territoriali. In qualche modo ci avevano provato in maniera molto, molto ipocrita gli economisti standard inventando l'economia regionale, che non risolve il problema. L'economia regionale tratta il territorio come questo tavolo, è un insieme di punti rispetto ai quali io devo studiare il fenomeno della localizzazione. Cioè, in termini di teoria economica, cosa è interessante rispetto, non lo chiamano neanche territorio, rispetto allo spazio. Il territorio è un qualcosa di vissuto, lo spazio è un banale insieme di punti, che dà molti meno problemi, ovviamente. Rispetto allo spazio io devo capire perché costruisco un'impresa in un certo punto piuttosto che in un altro. Si tratta di minimizzare i costi di localizzazione, di massimizzare le economie di localizzazione. Quindi l'homo economicus, tra le varie cose che calcola, calcola anche laddove localizzare una certa attività produttiva. Questo è un modo di non risolvere il problema, di liquidarlo banalizzandolo, punto. Altra cosa è invece, questa cosa gli inglesi la chiamano localization, economia di localization, studiare il fenomeno della localizzazione, in inglese che è molto più preciso dell'italiano. C'è un altro termine, location, che non è assolutamente sinonimo di localization. Cosa significa location? Cosa significa economies of location? Economie esterne locali di organizzazione. Cioè significa che certe attività si formano dove si formano, non perché c'è stato un calcolo localizzativo, ma perché se non nascessero lì non potrebbero nascere da nessun'altra parte. E hanno successo proprio perché in quel luogo ci sono caratteristiche tali da consentire la riduzione dei costi di produzione. Il nocciolo è tutto qua. Cioè, sostanzialmente le imprese nascono dove vivono gli imprenditori. Non nascono in seguito a un calcolo di economia localizzativa. Tutto questo che cosa comporta? Io credo che Beccatini non abbia mai, io ci ho parlato più volte, ho letto tutti i suoi scritti, non credo che abbia mai sfogliato pagine di filosofia fenomenologica, non ha mai citato Husserl. Beccatini ha fatto uno straordinario esercizio di applicazione di filosofia fenomenologica. Ha detto, guardate che nell'analisi economica, l'unità di indagine, scordiamoci che sia l'impresa, deve diventare il luogo. Non scherzo da poco. Non è un'iniziativa da poco questo. Economista eterodosso, messo ai margini, strano, mezzo sociologo. Perché se mi vai a discutere l'unità di indagine, il luogo piuttosto che l'impresa. E i settori, esistono i settori? Diceva spesso, ma voi l'avete mai incontrati i settori? Il settore dell'automobile, il settore della lana, il settore delle scarpe, il settore della meccanica. L'avete mai incontrati voi i settori? Cosa sono i settori? I luoghi invece li visitate, li conoscete, ci vivete dentro. I luoghi li toccate, i settori cosa sono? E da vecchio marxista diceva, il settore è una tipica una costruzione frutto di un ragionamento di astrazione formale. Il luogo è un risultato di un'astrazione reale, qualcosa selezionato dal vivere degli uomini, dal libero svolgersi delle forze socio-economiche. Quindi un conto è trattare astrazioni che facciamo noi, un conto è trattare astrazioni che fa la realtà. Tutto questo per dire che se devo parlare di industria della lana del Casentino, se facessi l'economia standard dovrei parlare dell'industria della lana nel Casentino, come l'homo economicus ha deciso di andare a produrre la lana nel Casentino. Roba folle, non ce la sogniamo manco la notte. No, bisogna parlare dell'industria del Casentino e della sua industria tessile. Diceva spesso Beccatini un'altra cosa. Noi possiamo vedere l'economia in due modi. O come un mondo dove le merci cercano i luoghi, o come un mondo dove i luoghi cercano le merci. Ma a voi risulta che le merci possano cercare i luoghi?
è molto più realistico pensare che ciascun luogo cerchi la merce o le merci che in quel luogo hanno maggiore probabilità di successo. Cos'è un luogo? Qui prendo la definizione dei geografi: è un ambiente fisico, una popolazione insediata in quell'ambiente fisico e tutto ciò che risulta dall'interazione tra l'ambiente fisico e la popolazione. Questo è un luogo. Tendiamocelo. Me l'ha insegnato tante volte Fabio Sforzi, sta cosa qui. Per il luogo è questo, ciò che studiano i geografi sono i luoghi, ambienti fisici, gruppi umani organizzati negli ambienti fisici e interazione tra queste due entità. Quindi come la dobbiamo vedere l'economia se usiamo la porta d'ingresso dei luoghi? L'economia è il risultato di quello che ciascun luogo fa, in particolare ciò che dentro ciascun luogo fa una popolazione che cerca di riprodursi, sia in termini materiali che in termini immateriali. Questa è una rappresentazione convincente dell'attività economica e dello sviluppo economico. A questo punto, scaviamo un po' della storia, velocemente, quella più antica, per capire perché ha senso parlare non dell'industria tessile nel Casentino, ma del Casentino e della sua industria tessile. Sarebbe interessante capire quando si è cominciato a parlare di panno casentino. Dicevi nel 1300. Sul Malanima c'è scritto che nel 700 si diceva sei secoli prima. Non lo so, siamo lì, 1100, 1200. Non importa, non importa quando si è cominciato a produrre il panno casentino. Cosa è rilevante ai nostri fini? Nel XIV secolo avviene una svolta fondamentale nell'industria tessile europea e in particolare in Gran Bretagna. L'espansione dei mercati fa uscire l'industria dalle città e la sparge nelle campagne attraverso il famoso putting out system. Un processo necessario perché allargandosi il mercato se di fronte a un mercato che si allarga continua a tenere la produzione dentro la città, mi crescono i costi marginali e si crea un problema economico irrisolvibile. Quindi faccio prodotti di minore qualità, vado a cercare in campagna manodopera un po' meno capace, comunque abbasso i costi e quindi riesco a fronteggiare l'espansione del mercato. Sostiene Malani, ma in Toscana non è avvenuto questo. L'industria di Firenze è rimasta fino al 1600 esattamente quello che era quattro secoli prima, tra l'altro non lavorava la lana ma lavorava rifiniva il panno già tessuto. Ciò che si sviluppa intorno a Firenze è un'industria tessile che soddisfa mercati essenzialmente locali. Ecco, questo però è vero solo in parte, in Casentino non è vero, non è del tutto vero, perché leggo dal testo di Della Bordella: a partire dal XIV secolo, i lanaioli e i mercanti di Arezzo, che in città non reperiscono manodopera sufficiente, attratti dalla loro fama, assegnano lane pregiate di importazione alle filatrici casentinesi. Quindi già le filatrici casentinesi avevano una fama tale per cui c'è bisogno di espandere la produzione. Andiamo là. Ovvero sia, nel momento in cui si crea un caso di espansione al di fuori della città dell'attività tessile, il Casentino ha da giocare delle carte importanti. Già da qualche secolo ha imparato a produrre il suo panno. E qui vorrei, se possibile, far vedere quella figura, l'unica figura. Perché una delle domande che mi sono fatto mentre scavavo questa roba è: ma perché di tutte le aree appenniniche che mandavano le pecore in Maremma, solo in Casentino ancora c'è un'industria tessile? Perché solo lì? Allora, la cartina
Questa è la cartina fatta dal censimento del 1670 del Gran Duca. Vedete lì i punti dove si concentrava l'attività tessile della Toscana. È tutta intorno all'Arno e agli affluenti. Di montagna c'è solo il Mugello e il Casentino. Leggete della Bordella, vi dice perché lì c'è un ambiente naturale favorevole, l'acqua, i corsi d'acqua impetuosi, i terreni argillosi che davano la materia per pulire il panno, le foreste che permettevano di ottenere l'energia termica per le varie operazioni produttive. Poi c'era questa lana che i fiorentini schifavano, prima perché i fiorentini non lavoravano la lana, lavoravano il panno, poi quella era una lanaccia, quindi cosa facevano i casentinesi? O la bruciavano o la lavoravano loro, così hanno imparato a fare il panno. Ma sostanzialmente lo stesso discorso può avere funzionato sul Mugello. Perché adesso nel Mugello non c'è più industria tessile? Ma è chiaro, perché ciò che era di tessile nel Mugello è stato risucchiato da Prato. Li hanno cannibalizzati, ovviamente. Invece nel Casentino resta. Perché Firenze è vicina ma non vicinissima, perché Arezzo c'ha la sua storia, e perché questi hanno imparato comunque a farla la lana, e quindi quando Arezzo hanno bisogno delle filatrici vanno, salgono in Casentino a cercare. Quindi ci sono formati saperi tecnici, saperi commerciali. C'è un'altra svolta fondamentale dopo questa del XIV secolo, nel XVI, anche qui mi riferisco al testo di Della Bordella, diventa difficile l'importazione di lane straniere perché i paesi da cui provenivano cominciano a fare politiche protezionistiche che scoraggiano le esportazioni. E quindi anche i panni di qualità mediamente ordinaria del Casentino trovano un mercato più facile. Un mercato più facile induce i produttori del Casentino a riorganizzare il processo produttivo, a trasformare quella che è un'industria, una proto-industria domestica, in un qualcosa che si incentra sulla bottega, sul ciclo produttivo della bottega. Quindi sull'accentramento di tutte le fasi produttive che sono chimico-meccaniche e il mantenimento delle fasi a più alta manualità ancora a livello domestico, la filatura e la tessitura. Però si formano le botteghe nel XVI secolo, si riorganizza l'industria, questi casentinesi che imparano continuamente. Prima dice la lana la bruciamo o la lavoriamo? La lavoriamo. Facciamo il panno che possiamo fare. Adesso si allarga il mercato. Le nostre lane le possiamo piazzare. Allora riorganizziamo il processo produttivo. Lo riorganizziamo attraverso la bottega. Continue risposte alle sollecitazioni esterne. Il luogo che cerca la sua merce, che l'ha trovata e che la difende e che continuamente cerca di migliorare. Un'altra svolta fondamentale è nel 1738, quando Francesco III di Lorena liberalizza la produzione, smantella tutte le bardature dei medici e liberalizza la produzione dei panni nella Toscana. Quindi in qualunque luogo della Toscana si può produrre la lana che si vuole. Per le potenzialità del Casentino è una spinta formidabile. Nello stesso 1738, vi do alcuni dati velocissimi, si fa un censimento e in Casentino risultano 19 botteghe, 7 a Castel San Nicolò, 4 a Bibbiena, 4 a Stia, 2 a Poppi e una in due centri minori del comune di Bibbiena, Partina e Soci. Partina e Soci. Di gran lunga prevalente la produzione del bibbienese, 1741 pezze, solo la parte alta della valle siamo a 700 pezze, quindi è comunque predominante la parte più bassa della valle. Il Gran Ducato non si ferma lì, liberalizza i commerci nel XIX secolo e qui c'è un'altra svolta, la liberalizzazione dei commerci, l'apertura dei commerci internazionali, mette a contatto i produttori locali con i concorrenti europei.
che hanno tecniche superiori, che lavorano lane di carattere molto diverso, ma ancora una volta il Casentino risponde alla sfida. Con la formazione dei due lanifici famosi, quelli che reggono l'industria per tutto l'Ottocento, i lanifici di Stia e di Soci, con le storie bellissime, adesso non sto a riepilogare, dei Ricci e dei Bocci. Arriviamo al primo censimento industriale del regno, primo vero censimento. C'era stata una cosa diversi decenni prima, ma non era un vero censimento. Il primo vero censimento è del 1927. Cosa censisce il censimento del 27 in Casentino? 12 esercizi, solo 12. Addirittura sono scesi nei secoli, da 19 a 12. Sapete quanti sono gli addetti? 1272, il massimo storico del Casentino. Nel 36 la popolazione del Casentino assomma a 64.338 individui, il massimo di addetti all'industria tessile coincide con il massimo di popolazione del Casentino. È un caso? Non credo. All'atto dell'Unità d'Italia il Casentino aveva 41.705 residenti, quindi nel 36 sale di un 50%, di più di un 50%. Ovviamente il censimento dell'industria è il 27, la popolazione è il 36, ma sono dati strutturali, quindi 11 anni di scarto non è che determinano niente di particolare. È interessante questo fatto. La popolazione tocca il massimo quando tocca il massimo dell'industria tessile, di addetti, 1272. Questo numero non lo ritroveremo mai più nella storia del Casentino. Di questi 1272, circa 900 stanno nei due lanifici grandi e il resto negli altri 10. Quindi il Casentino ha la sua industria, ma è un'industria di grandi imprese, di grandi complessi. D'accordo? Cioè che sfrutta le economie interne alle imprese. Una cosa molto convenzionale, sostanzialmente. È una spinta fondamentale per questi numeri dalla Prima Guerra Mondiale, che è stata per la storia del nostro paese un trauma, secondo me, non sufficientemente approfondito. Bisognerebbe dire a quegli imbecilli dei neoborbonici che la questione meridionale non nasce con l'arrivo dei piemontesi a Napoli, ma si forma con la Prima Guerra Mondiale. L'economia italiana si spacca con la Prima Guerra Mondiale. Fino alla Prima Guerra Mondiale la Campania aveva un reddito medio pro capite più alto del Veneto. Oggi un dato del genere ci fa tremare, ma era così. La Campania aveva un reddito pro capite più alto del Veneto. Cosa c'entra l'arrivo di Vittorio Emanuele II a Napoli? Niente. Il problema si forma con la Prima Guerra Mondiale. Casentino tra i grandi, giustamente, la Prima Guerra Mondiale, le commesse pubbliche per l'esercito, lo sappiamo bene, no? Non entro nei dettagli perché li sapete meglio di me. Facciamo un altro salto velocissimo, perché adesso cominciamo a parlare del distretto. Finora abbiamo visto che il Casentino ha la sua industria, se l'è cercata nei secoli, la difesa. Ha reagito a tutti gli urti che sono venuti dall'esterno, ha fatto tutto quello che poteva fare. E si trova con un'industria con tanta gente, in un mondo agricolo, pastorale, un'isola. Le do qualche altra cifra per rendere l'idea. Sempre nel 27, il tasso di industrializzazione nel Regno d'Italia è il 10,02. Cioè ogni 100 residenti ci sono 10 addetti all'industria. In Toscana questo dato è 11,4, un po' più. La provincia d'Arezzo è 7,56, in Casentino è 6,04, il 60%. Ma il tessile, il tasso di industrializzazione tessile in Casentino è 1,99 addetti per 100 residenti, in Italia, Regno d'Italia, è 1,61. In Casentino è più che il doppio che in tutta la provincia d'Arezzo, quasi il doppio che in tutta la Toscana. C'è anche l'industria del legno, la voglio dire perché anzi si parlava delle botti,
Il Mussa del Legno nel Casentino era 0,80 addetti su 100 residenti contro 0,72 nel Regno d'Italia. Era un pochino più bassa che in tutta la Toscana, ma insomma era superiore al dato medio italiano. Quindi accanto alla lavorazione della lana c'è stata anche sempre la lavorazione del legno, che poi vedrete alla fine diventa molto importante. Insomma, società pastorale con questa formidabile industria, con questi due lanifici grandi, grandi. Altro dato enorme, sul 6,04 di tasso di industrializzazione, 1,99 è il tessile, vuol dire che l'industria tessile è un terzo di tutta la manifattura del Casentino, un terzo. Una roba straordinaria. Saltiamo al 51, tutti i traumi della guerra, il passaggio dei tedeschi come le cavallette, hanno fatto quello che hanno fatto. Cosa succede nel 51? Vi ricordate i dati? 27, 12 esercizi, 1272 addetti. Guardate cosa è successo in questi 24 anni, in cui è successo di tutto. La guerra, il dopoguerra, l'inizio dell'esodo della montagna, tutta sta roba qua. Unità locali da 12 a 76. Cioè si sono moltiplicate per 6. E gli addetti da 1272 a 655, sono quasi dimezzati. Cambiato il mondo. Cioè è un'altra roba. Un'altra roba, il tracollo degli addetti, un disastro. Comincia a calare la popolazione da 64.000, siamo a 61.000, ma il peggio verrà dopo. Ma è formidabile quella crescita delle unità produttive da 12 a 76. Ecco che lì comincia a nascere il distretto. Lì comincia a nascere, non è più un'industria basata su grandi unità produttive, ma si basa. L'industria che si basa sulla proliferazione delle piccole unità produttive che lavorano con forti relazioni input-output. Il tasso di industrializzazione è crollato dal 6,4 al 4,82%. In Italia invece è salito dal 10,02 al 14,27%. Cioè il Casentino era un'area di pastori, volete sapere il tasso di primarietà del Casentino, della popolazione che viveva in nuclei e case sparse rispetto a tutta quanta la popolazione, era il 43%. Quella che risiedeva nei centri, è il contrario, era il 43% in Casentino, il 76% in Italia, il 64% in Toscana. Quello che vi dicevo prima era il tasso di primarietà. Su 100 attivi nel Casentino 64 lavoravano in agricoltura, in Italia 42, in Toscana 40. Quindi popolazione sparsa, agricoltura dappertutto, 64% degli attivi, e questa industria, questo nucleo industriale che si era dimezzato, come addetti, però che era cambiato completamente, che aveva sestuplicato il numero di unità produttive. Cioè è successo la fine del mondo in quei 20 anni. Il professore inizia nei 50. 51, questi sono i dati del primo censimento dopo la seconda guerra mondiale, ci apprende questi. Vediamo 20 anni dopo, quando ormai il distretto è fatto, è lì, però ancora non hanno capito che in Italia ci sono distretti industriali. De Cattini studia Marshall, ma ancora Brudello gli ha chiesto di contribuire alla storia di Prato, e quindi non c'è nessuno che queste cose le vede. Ma le cose per fortuna vanno avanti per conto loro, anche se nessuno le vede. Se stesse il mondo a aspettare che quelli dell'università le capiscano, stanno freschi. Soprattutto in economia. Grazie a Dio il mondo fa da sé. Io infatti, se voglio capire le cose, mica parlo con i miei colleghi, vado a parlare con la gente che si sbatte il sedere dalla mattina alla sera per tirare avanti la famiglia, sono le cose non le capisco, non capisco assolutamente. 1971, 20 anni dopo, la popolazione è crollata da 61 a 42.000, però da qui in poi si stabilizza,
sentiamo adesso sui 42.000, intorno ai 42.000 residenti, quindi ha perso il 30% di popolazione rispetto a 20 anni prima. E l'industria tessile, allora eravamo scesi, vi ricordate, 655 addetti, c'è stata la risalita, e beh, ma mica tanto, da 655 a 819. Sì, non è poco, il 25%, ma il dato mostruoso è ancora la moltiplicazione delle unità produttive. 247. Tenete conto, 12 nel 27, una settantina nel 51, nel 71, 247. E leggete nei scritti degli storici, i casentinesi imparavano dai pratesi come bisognava organizzare imprese. E che diamine, per forza. C'è il cugino famoso non tanto lontano, studi quello che fa lui, lo fai anche tu. Poi ci sono sempre state relazioni, scambi commerciali, subfornitura, per cui è ovvio che il modello Prato ha contagiato velocemente, no? Questi sono i dati mostruosi. Distretto. Un altro dato formidabile, perché quando si studia il distretto non bisogna solo studiare l'industria principale del distretto, ma anche tutto quello che accade. Questa è una delle cose più importanti che abbiamo imparato quando si facevano gli incontri di Attimino sullo sviluppo locale. Sì, il distretto è importante, però il distretto della lana è importante, ma non ragioniamo troppo sulla lana, perché rischiamo di ricadere sempre dentro discorsi settoriali. Ci dobbiamo guardare tutto quanto, l'insieme. Cosa c'è di formidabile, secondo me, dal 51 al 71? Non solo questa mostruosa proliferazione di unità produttive tessili, ma la crescita dell'industrializzazione complessiva. Vi ricordate nel 51 il Casentino aveva un tasso di industrializzazione 4,8 a fronte dell'Italia che aveva 14. 20 anni dopo, Casentino sale a 13,8. L'Italia scende a 9,4. Ovvero sia, accanto a quegli 819 addetti che lavorano nel tessile, nel Casentino ci sono altri 5.100 addetti ad altre industrie. Quindi la trasformazione del tessile ha dato un impulso enorme a tutto quello che c'era intorno, ha insegnato a lavorare in quel modo. Come fai a dirlo? Ce lo dice la storia recente. Nel 1991, è la prima volta che Fabio Sforzi classifica i sistemi locali, noi troviamo i comuni del Casentino sono 12, nel 91 erano divisi in tre sistemi, adesso non entro nei tecnicismi, come si scoprono empiricamente i distretti industriali. Prima si identificano i sistemi locali. Cos'è un sistema locale? È un blocco di comuni che autocontiene la domanda e l'offerta di lavoro. Quindi è una sorta di micro regione economica. Nell'ultimo censimento del 2011, adesso vediamo il prossimo, questo che hanno fatto, in Italia c'erano 684 sistemi locali. Il Casentino, che è una bioregione, è sempre stata divisa da quando per la prima volta sono state fatte queste analisi nell'81. C'era il sistema di Stia, nell'Alto Casentino, che comprendeva Stia Prato Vecchio, poi il sistema di Bibbiena, e i due comunini, quelli che si incrociano venendo da Arezzo, subito Capolona e Subbiano, che sì, fanno parte della bioregione del Casentino, ma dal punto di vista socio-economico sono una periferia di Arezzo. Quella è la periferia di Arezzo, non c'entra niente col Casentino. Il Casentino è Bibbiena. E Stia Prato Vecchio, che nell'81 stava da sé, nel 91 ancora stava da sé, e viene identificato come distretto della carta, perché da quelle parti producono anche carta, che adesso voi lo sapete meglio di me sicuramente. Nel 91 Stia era distretto della carta, Bibbiena era distretto tessile. Quindi 9 comuni su 12
stavano con Bibbiena, il sistema locale, il cuore del Casentino, era quello del distretto Tessi. Nel 2001, nei dati, già nel 2001, il discorso riguarda il XX secolo, quindi col 2001 siamo fuori, cosa succede alla fine del XX secolo? L'industria tessile che ha contaminato tutto il resto. Bibbiena non è più un distretto per la casa, ma un distretto per la lavorazione dei minerali non metalliferi, fanno materiali per l'edilizia. Adesso l'industria principale per cui Bibbiena è censito distretto è quella lì, rimane ovviamente l'industria tessile, non sparisce, però l'industria principale è quella. Altro fenomeno tipicamente distrettuale. Un distretto è veramente un distretto quando è in grado di cambiare la sua industria principale. Su questo Beccatini ha scritto parole magnifiche, un altro modo per liquidare il vedere l'economia sempre per settore. Contano i luoghi scoprono le merci che sanno fare, le difendono, le sviluppano, le migliorano e quando è necessario quella merce la mettono in secondo piano e se ne mettono a fare un'altra. Perché per reggere è questo è necessario. Questa è stata la storia del Casentino fino al 2001. Ancora nel 2011 c'è stato un problema, forse litigato con l'Istat, ognuno ha fatto i sistemi locali del lavoro per conto suo. Io sono amico di Sforzi, credo alla sua metodologia, non credo a quei cialtroni dell'Istat perché tirano fuori i dati per ragioni politici in accordo con gli altri istituti centrali di statistica europea, non fanno un lavoro scientificamente serio come quello che fa Fabio. Per cui comunque le due classificazioni davano la stessa cosa, Bibbiena distretto per la casa e Bibbiena aveva incorporato anche Stia Prato Vecchio nel 2011 e c'erano i due comunini preferiti ad Arezzo che stavano dentro Arezzo che sappiamo è un distretto per l'orificeria, la lavorazione, tecnicamente lavorazione di minerali, lavorazione di metalli, scusate, la lavorazione. Io dell'Istat non parlo mai di Bigeni. Adesso sono curioso di vedere col nuovo modo di fare i censimenti questa storia dei sistemi locali del lavoro come verrà risolta. Secondo me ci sarà una guerra, ma aspetto notizie, quindi. Comunque credo di avere sforato il tempo alla grande, però credo di essere riuscito a dire quello che volevo. Non c'è stato solo un problema di gambe, ma c'era ancora da studiare diversa. Bene, grazie a tutti, grazie per aver partecipato ai donatori, grazie per aver assistito al pubblico. Andiamo a mangiare e riprendiamo i lavori quindi alle 3 alle 15. Allora si mangia fuori perché finora era bel tempo, adesso stiamo sciupando. E poi continuiamo la sessione pomeridiana in un altro luogo, cioè al Sepolcro. Ah, ok. E qui, insomma, subito dopo l'avvento pomeridiano.